sembra. Ci siamo. 16:31, quindi vi rimostro il mio bel lampadario. Riprendiamo. Allora, vi dicevo, quindi stiamo facendo la parte di predizione e ci stiamo chiedendo come si fa questa approssimazione degli stati. Capite che qui c'è veramente poco da dire di reinforcement learning in realtà, nel senso che le tecniche di reinforcement learning le abbiamo già viste, sono quelle che costruiscono il target, no? Quindi la domanda è come costruiamo il target. E adesso stiamo invece parlando di come costruiamo l'approssimatore. E la cosa che abbiamo detto è che gli approssimatori che possiamo usare sono reti neurali. Le reti neurali comprendono anche il caso molto elementare di approssimazione lineare, quella che ha i maggiori risultati teorici di convergenza. Fatemi vedere se ho avviato la registrazione. Sì. E per questo motivo adesso ne parliamo un attimino, ok? Allora, approssimazione lineare significa che voi rappresentate gli stati con delle caratteristiche, queste feature, ok? Questa è la parola tecnica quando fate approssimazione lineare per l'input, poi anche nel deep learning. Scusi, io sto sentendo molto a scatti, non so se è colpa mia. Ah. E anche voi altri ragazzi, Sì, io anch'io. non so bene come risolvere Io questo anche sì. problema. Fatemi un attimo vedere se la rete, diciamo, questo è il wifi, posso Secondo me c'è qualche momento in cui si addormenta un po' la connessione, quindi. Io ho paura che sia anche il fatto che il registro contemporaneamente e il computer non ce la fa. Faccio una cosa, ragazzi, provo a switchare alla In rete. realtà proprio adesso si sente bene. Ah, ora si sente bene. Ok, allora dai, restiamo così perché Per altrimenti lo meno per me. se cambio rete mi Sì, salta un ok. attimo. Adesso 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Mi sentite? Passo. Sì, adesso Sì. devo Va mi bene, pare di sì. perfetto. Proviamo. Allora, Sì. dicevo, nell'approssimazione lineare abbiamo il concetto di caratteristica, di rappresentazione degli stati in un certo modo. In realtà questo è un problema che vi dovete sempre porre, no? Quando voi avete un problema da risolvere, dovete dare in pasto a un regressore uno stato di un MDP, no? In questo caso, ma comunque l'input di un problema, un'immagine, voi dovete sempre chiedervi come la rappresento, no? Questa immagine, lo stato dell'MDP, la posizione di scacchi, di Go, la visuale, le immagini, i video visti dalle webcam di una macchina della quale sto facendo guida autonoma e quindi adesso devo prevedere se devo frenare oppure no. Ok, in tutti questi casi voi dovete decidere come rappresentare lo stato. Bene, nell'approssimazione lineare si fanno queste assunzioni. Voi rappresentate lo stato con un certo vettore. Ok? Il vettore ha dimensione d. Quindi voi avete una rappresentazione di una certa dimensione del vostro stato. Nel nostro caso, in cui abbiamo uno spazio degli stati, voi scegliete queste caratteristiche in maniera tale che questo vettore qui sia una base per il vostro spazio degli stati alla D. Un esempio di queste rappresentazioni per andare sul concreto, se qualcuno di voi ha mai giocato a scacchi, un pochino, voglio dire seriamente, ma quasi seriamente, insomma, sarà arrivato a sapere che, se ben ricordo, c'era un valore associato a certi pezzi, quindi tipo il pedone valeva 1, la torre, se non sbaglio, valeva forse 5, mentre il cavallo valeva 3. Con valore che cosa intendo? Che quando perdevate un pezzo, quando dovevate fare uno scambio, per esempio, un cavallo contro due pedoni, non conveniva perché perdevi 3, guadagnavi 2. Ok? Quindi questo vi permetteva di dire delle cose. Bene,
Quando dico il cavallo valeva 3, eccetera, significa che c'erano delle quantità numeriche associate a questi pezzi che poi nell'insieme di tutta la scacchiera vi davano delle caratteristiche, no? Per ciascuna posizione della scacchiera. E per capirci, negli scacchi, il famoso software che ha battuto il campione del mondo nel 1997, Deep Blue, aveva, si dice, perché non credo sia pubblico il codice di Deep Blue, ma si dice che avesse circa 8.000 caratteristiche. Quindi questo D era circa 8.000 per Deep Blue. Ok? E una volta che voi avete queste caratteristiche, potete pesarle, queste caratteristiche, con un vettore di altrettanti pesi. Quindi dire che la posizione negli scacchi era rappresentata in Deep Blue con 8.000 caratteristiche equivale a dire, sapendo che l'approssimazione in Deep Blue era lineare, equivale a dire che poi la posizione era valutata tramite pesatura di queste 8.000 caratteristiche per un vettore di pesi in R alla 8.000. Capite? Questa è la parte che rende l'approssimazione lineare, ve ne accorgete? Perché questa è una funzione lineare delle caratteristiche. Vedete, qui non c'è peso al quadrato o altre cose, questa è la funzione lineare, ok? Quindi è Credo obbligatorio che i pesi siano tanti quanti le caratteristiche. Dimmi. cosa vuol dire quell'RS alla D? Cioè, non capisco, cioè, in che senso entra in gioco la dimensione S dello spazio? Allora, questo x1, noti che non ho scritto x1 di S, quindi questo x1 è una funzione su S, quindi è un elemento di R alla S. Ah, ok, Ok? quindi è il primo elemento del vettore che vi rappresenta instabile, ok, Cioè, non so, beh, facciamo una feature banale, numero di pezzi ancora in gioco sulla scacchiera. All'inizio si quindi prendo parte con l'ingresso 32 pezzi, a un certo punto ce ne sono solo 17, cioè, quindi questa è la prima feature e quindi questa prima feature a seconda della posizione della scacchiera varrà il numero di pezzi che ci sono sulla scacchiera. Quindi per ogni posizione di scacchiera avrai il numero di pezzi della scacchiera. E questa è la prima feature, no? Poi ce ne hai 8.000. E la richiesta, diciamo, una scelta intelligente delle feature è che siano una base di questo, cioè siano linearmente indipendenti. Ok, almeno linearmente indipendenti, perché se due feature sono linearmente dipendenti è inutile usarle entrambe. Capito? Questa è un po' l'idea. Si cerca di usare le feature in maniera essenziale, però non è obbligatorio, questa cosa qui l'ho messa solo come idea, così. Ok? Quindi è chiaro qui l'aspetto lineare di questa approssimazione. Ok? Un'altra cosa, siccome vi ho detto che in Deep Blue si usava questa approssimazione con 8.000 pesi, in realtà non c'era una regressione, o se volete la regressione era fatta da esseri umani esperti, cioè i pesi erano scelti a priori. In questo senso forse Deep Blue è più un sistema esperto, no? Non era un machine learning, perché c'erano degli umani che avevano imparato questi pesi, li avevano provati in vari modi, finché hanno trovato dei pesi con qualche tecnica che non hanno reso pubblica, però presumibilmente anche per tentativi e per consulenze di giocatori esperti. Hanno trovato questi pesi che permettevano di rappresentare abbastanza bene la funzione valore, da far sì che una ricerca un po' avanzata dell'albero, guardando avanti tutte le possibili mosse fino a un certo livello, utilizzando poi come bootstrap questa funzione valore, permettesse al software di funzionare bene, dove funzionare bene significa, per quel tipo di problema, battere il campione del mondo di scacchi. Ok? Bene. Nel caso lineare, che è così semplice,
Per l'analisi matematica, l'analisi matematica della discesa del gradiente stocastica nel caso lineare, voglio dire, è una di quelle che danno i risultati migliori. Praticamente tutti i risultati, o quasi tutti i risultati veramente utili di convergenza per machine learning, per sistemi che apprendono, sono per approssimatori lineari. Ok, per function approximation methods lineari. Quindi vi sto anticipando che appena abbandoneremo l'ipotesi di linearità, risultati di convergenza ce ne saranno davvero, davvero pochi. Qual è il motivo principale di questa bontà di risultati, di queste proprietà di convergenza? È che la funzione di errore, nel caso lineare, è una funzione convessa. Questa funzione è convessa. Funzione convessa significa una cosa molto bella. Convessa, no? Significa una forma del genere. Quando prendete un segmento tra due punti della funzione, questo segmento è sempre interno alla funzione. Capite che questa condizione impedisce alla funzione di avere due minimi. E quindi qualunque metodo che converge a un minimo locale, e vi ricordo che la discesa stocastica del gradiente, teorema di prima, almeno nel caso senza distorsione, converge a un minimo locale, ma se io ho solo un minimo globale, il minimo locale a cui convergo è quello. Quindi capite che in questo caso la convergenza è fatta verso quell'unico ottimo che abbiamo. Oppure anche in un caso degenere, in tanti ottimi, che però ci vanno tutti bene ugualmente, no? È ben diverso dalla situazione in cui abbiamo una funzione di loss così e il nostro metodo del gradiente converge qui e stiamo in realtà perdendo una soluzione molto migliore, no? E magari questa è proprio brutta come soluzione. Ok? E qui ci sono un pochino di osservazioni, questa è la funzione, vediamole, magari sono comunque utili. Questa cosa qui, vedete, questo è quello che nelle regoline generali prima era il V cappuccio, no? Adesso il V cappuccio è proprio questo prodotto scalare, questo per è il prodotto scalare, ok? O se volete prodotto riga per colonna, ora qui sì, vi ho fatto un trasposto, quindi vuol dire che sto pensando questo vettore come vettore riga, e questo come vettore colonna. Quindi questo, se volete, è il prodotto matrice riga per colonna. Quando fate l'errore, quindi la derivata rispetto a W di questo pezzo è semplicemente questo. Vedete? Quindi stiamo rifacendo tutto quello che abbiamo fatto prima e adesso la regola di update diventa questa qui. Quindi particolarmente semplice, no? Se per caso qualcuno di voi stesse pensando, ma scusa, cosa c'è di diverso di questo rispetto a quella che io chiamo regressione lineare, se avete questa cosa in mente, la risposta è molto semplice, non c'è niente di diverso. Approssimazione lineare significa regressione lineare, ok? Quindi stiamo dicendo in un linguaggio un po' più specifico del reinforcement learning, quindi con i target, questa notazione UT, no? È il target che uno sceglie per questo metodo, però questa è la regressione lineare. Notate che questo target compare dove voi nella regressione lineare avreste l'etichetta, la label, no? Il valore vero, come abbiamo detto prima. Bene, vi avevo anticipato questa cosa perché quando usiamo i metodi con bootstrap, temporal difference con bootstrap, i metodi di tipo semi-gradient, quelli in cui quel gradiente non è completo, il metodo temporal difference, seppur non buono per la discesa stocastica del gradiente, però in realtà converge con l'approssimazione lineare. Però, come vi ho già accennato varie volte, e da adesso in poi, quando avremo l'approssimazione, questa situazione sarà molto tipica. Quando
quando un metodo converge, non è assolutamente detto che converga alla soluzione che stiamo cercando. In questo caso, il metodo temporal difference converge, ma non all'ottimo globale. Vi ricordate, vi ho detto c'è un ottimo globale, no? Perché il caso è lineare, quindi c'è un unico minimo della funzione di loss. E questo punto a cui converge si chiama punto fisso temporal difference, questa cosa qui. E questo punto fisso temporal difference è vicino all'ottimo globale, ma non è proprio l'ottimo globale. Questa cosa accade sempre per il bootstrap. Pensateci un attimo, solo a livello qualitativo, non vi sto facendo dimostrazioni in questo senso, ora ve le indico, questo è su Tone Barto, però voglio che capiate che intuitivamente ci sta, perché noi stiamo stimando con stime, questo è il senso del bootstrap. E siccome la stima iniziale, quella sbagliata, no? Che abbiamo messo a caso, ce la portiamo avanti all'infinito, perché ogni volta quella compare, seppur sempre in misura minore, perché sempre più lontana, soprattutto se c'è un fattore di sconto, la usiamo all'infinito. Noi alla fine quella cosa ce l'abbiamo sempre e quello a cui arriviamo, quello a cui convergiamo è leggermente diverso da quello che è l'ottimo globale. E quanto vicini sono queste due quantità è conosciuto. Ci sono teoremi che vi danno dei bound. In particolare c'è questo bound qui interessante che vi dice, questo vi ricordo a secondo membro. Questo è il value error che stavamo cercando e il minimo su tutti i pesi del value error, questa è la quantità che noi vorremmo, no? Vorremmo trovare questo minimo qui. Bene, la quantità che voi trovate, cioè il value error nel W che trovate col temporal difference, quindi sto dicendo che se voi fate il reinforcement learning con il temporal difference, il caso della predizione, e quindi cercate di trovare il valore della vostra policy, il vostro metodo temporal difference converge, quindi la vostra tabella converge, ma ricordatevi, la tabella da questa lezione in poi è il vettore di pesi, quindi il vostro vettore di pesi converge. Converge a che cosa? Un vettore di pesi che chiamiamo W temporal difference, del quale se voi calcolate il value error atteso, questa quantità qui, questa è minore o uguale di cosa? Di 1 fratto 1 meno gamma, gamma è il fattore di sconto, per il valore a cui volete convergere. Tenete presente che questo fattore di sconto in genere è molto vicino a 1, 0,99 per esempio, per capire che questo upper bound, questo numero qui, è molto più grande, questa roba qui è parecchio più grande, diciamo, del minimo cercato, dell'ottimo di questa quantità qui nel riquadro. Ok? Limiti del genere ci sono anche per SARSA, per il metodo, il target di programmazione dinamico, per task continuing, episodic, eccetera. Ciascuno di questi ha un articolo di ricerca diverso, come potete immaginare, ok? Quindi vedete, qui c'è un risultato teorico che vi dice che la soluzione temporal difference è abbastanza vicina. Se questo era il minimo che cercavamo, la nostra soluzione temporal difference starà da queste parti. E quanto grande questa roba qui, quest'intorno di quel punto, è quantificabile. Però è molto grande quest'intorno, no? Perché c'è quel coefficiente di dilatazione 1 su 1 meno gamma. Quindi uno potrebbe dire che magari questa roba qui è comunque inutilizzabile e non funziona bene quando andiamo a risolvere il problema. Invece, se poi voi concretamente fate l'esperimento e usate questo W che avete trovato col vostro algoritmo per risolvere il problema, trovate che la soluzione è buona, nel senso che funziona bene, nel solito senso, ok? Questa ultima frase che ho detto però è un'affermazione empirica, non è un teorema, ok? E cos'altro c'è scritto?
Ah, vi ricordate che poi quando faremo il controllo noi non approssimeremo più il valore dello stato, ma il valore dell'azione. Quindi qui c'è questa frase che vi dice che anche quando fate approssimate la funzione Q invece che S, avete metodo che converge a valore analogo con simili limiti. Ok? E tutto questo vale ovviamente per la home policy distribution, quella rappresentata da questa barra qui sopra, quella rispetto a cui facciamo il valore atteso, quella distribuzione di importanza degli stati. Ok? Il Sutton e Barto dice questa frase che è critico per questi risultati di convergenza il fatto che gli stati siano aggiornati, che le traiettorie siano seguite seguendo la home policy distribution, cioè che facciamo l'aggiornamento online. Per altre distribuzioni di update, cioè se noi facciamo l'aggiornamento degli stati in un altro modo, i metodi col bootstrap che usano la function approximation possono fare veramente cose tremende, in particolare possono divergere all'infinito. Ok, e sul libro ci sono alcuni esempi, e qualcuno di questi forse riusciamo anche a vederlo. Ora, volevo farvi vedere una pagina del libro, pagina 288 del Sutton e Barto, che ho sintetizzato in quella che ho chiamato lezione 6.3, quindi questa qui. Avete visto, ve l'ho forse scritto nell'email, ve l'ho detto in qualche momento, che la lezione 6 è composta da vari pezzi, perché ci sono tante cose che vanno detto. E qui è un pezzo del capitolo 11, in cui si parla della geometria delle funzioni valori lineari, cioè di quando approssimiamo la nostra funzione valore con un approssimatore lineare. Ora, questo pezzo io vi raccomando di leggerlo assolutamente sul libro perché è spettacolare, dà una comprensione geometrica veramente di quello che sta succedendo. Io adesso ve lo accenno un pochino, ma non posso farlo quanto vorrei, ci dedicherei volentieri un'ora a questa cosa, però vorrei oggi veramente riuscire a finire la parte di approssimazione, quindi ci dedichiamo poco tempo, ok? Però vi raccomando poi di perfezionarvelo poi a casa, vale davvero la pena, ce l'avete nella condivisione ovviamente, e comunque fa parte del libro, però nella condivisione avete questo pezzo annotato, ok? Con queste frasi. Allora, come al solito, il discorso l'abbiamo fatto tante volte, ma lo ripetiamo, le funzioni valore sono funzioni v dallo spazio degli stati in R. Questo è chiaro. Ok? Funzioni valore sono queste. Notate che non è obbligatorio che ciascuna di queste sia la funzione valore di una policy, ok? Però qualunque associazione numerica voi facciate che assegna un numero a ciascuno stato, questo è una funzione sugli stati, no? E se lo preferite come notazione è R alla S, senza queste sbarre verticali, oppure se gli stati li numerate con 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, allora ecco che questo diventa proprio R alla S, anche come spazio vettoriale. In particolare, questo è uno spazio vettoriale di dimensione finita, seppur mostruosamente grande. Ok? Ora qui dice, per fare l'intuizione, questa seconda parte che ho evidenziato, poi quando ve lo leggete da solo, ovviamente leggete tutto, anche non le parti evidenziate. Ma per fare un esempio, consideriamo un caso con tre stati. Ok? Voi dite tre stati soli, ma allora lo faccio con le tabelle. Certo, però qui dobbiamo rappresentare qualcosa, no? Quindi tre stati sono già tanti, perché ci viene R3 che dobbiamo disegnare in tre dimensioni, no? Ed è già il massimo che possiamo fare su un foglio di due dimensioni. Abbiamo tre stati. E supponiamo di avere soltanto due parametri, perché se stiamo approssimando, no?
non possiamo supporre di avere tre o più parametri. Approssimazione significa che vogliamo avere meno parametri degli stati. Ok? Quindi possiamo vedere tutte le funzioni valori come punti in uno spazio di tre dimensioni, giusto? Ma i parametri ci danno un sistema di coordinate in questo spazio tridimensionale, un sistema di coordinate che è di due dimensioni. E siccome l'approssimazione è lineare, questo sottospazio è lineare. Quindi, vi faccio vedere subito la figura. No, non questa. Ah, sì, ok. Allora, questa figura ora è un po', confusa, ma guardate questi due assi qui, questo e questo, sono gli assi corrispondenti ai parametri. Li ho messi per comodità come piano XY, se volete, cioè il Sutton e Barton li mette per comodità come piano orizzontale, ok? E in altezza, quindi qui vedete questi punti qui sono punti pensati in altezza, c'è cioè un'idea di tridimensionalità in questo disegno. Voi avete delle funzioni valore che stanno nello spazio tridimensionale. Alcuni di questi punti hanno altezza 0 e quindi sono rappresentabili esattamente da questi due pesi, altri non hanno altezza 0 e quindi li possiamo soltanto approssimare. Ok, adesso ci riarriviamo a questa. Ok, ora consideriamo una singola policy fissata, perché vi ricordate, stiamo parlando di predizione e vogliamo vedere cosa significa predire il suo valore. Ok, supponiamo anche che la sua funzione valore vera, vedete la true value function VP greco, non sia rappresentabile esattamente da quei due parametri, perché voi dite, vabbè, ma magari sì, due parametri, lo spazio è di tre dimensioni, certo, ma normalmente voi avete 10 milioni di parametri con uno spazio di un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di dimensioni. Quindi assumere che la vostra funzione valore vera non sia proprio per caso su quel piano che rappresentate con i vostri pesi, no? Mi sembra abbastanza ragionevole. E si esprime dicendo che la vostra funzione valore sia troppo complessa per essere rappresentata esattamente. Questa è la parola chiave, esattamente, ok? Questo significa che questa VP greco non è nel sottospazio. Ok? E nella figura, vediamo dov'è, identifichiamola subito, è questa. Vedete? Valore vero non rappresentabile. Questo qui. D'accordo? Andiamo a vedere cos'altro c'è prima di arrivare nella figura. Adesso, ragazzi, questa è la domanda chiave, che se volete è l'equivalente della domanda che ci siamo fatti all'inizio di questa lezione. Se VP greco non può essere rappresentata esattamente tra i valori, tra i punti del piano, qual è il più vicino a questa funzione valore? Non so se avete capito, ve la rifaccio con un disegnino qui. Se questo è il mio piano rappresentato dai miei pesi, W1 e W2, questo è uno Z, diciamo, la terza dimensione non rappresentabile dei pesi, e qui ho la mia funzione valore vero, vera, VP greco. Vi è chiaro fin qua, no? Questo discorso, quindi una cosa del genere. Vi chiedo, qual è un punto qui nel piano che voi sareste contenti di trovare come punto più vicino a questo? La distanza per Quindi tu diresti questo. sezione sì, esatto. Ti rendi conto che nel dire questo stai facendo un'assunzione metrica sul tuo spazio. Tu stai assumendo che la metrica migliore per questo tipo di problema che stai Sì. esprimendo sia la metrica Sì. euclidea. È un'idea. Sì.
Bene, ti ricordi che la metrica euclidea che cosa fa? Prende le coordinate proprio scala, e fa la somma, il teorema di Pitagora, no? La sì, somma dei quindi si potrà. quadrati. Somma dei quadrati con che pesi? Quindi Peso 1. tutti uguali. E Sì, figurati. quindi Cioè, la metrica sarebbe 1-1, cioè 1-0-0-1. esatto, implicitamente quello che tu stai dicendo è che la metrica migliore per te sarebbe quella che pesa tutti gli stati allo stesso modo. Cosa che, se ti ricordi, all'inizio del discorso ci eravamo abbastanza convinti che non fosse una cosa ragionevole nei nostri problemi. Vedi com'è sottile questa cosa? Infatti, qui usa proprio questa parola. Questa, che sembra una domanda facile, in realtà è una domanda molto sottile, con risposte multiple. E prima di tutto ci serve una distanza che non è detto che sia quella euclidea la migliore, anzi, dice dopo, la distanza euclidea, qualcosa possiamo dirla, è sicuramente la peggiore. Perché? Come discusso nella sezione 9.2, alcuni stati sono più importanti degli altri. Perché, vedete quello che vi ho detto più o meno all'inizio, they occur more frequently, perché appaiono più frequentemente, o anche perché, ragazzi, magari noi siamo più interessati in quelli che in altri. C'è anche questa cosa che non vi ho detto, ma a seconda del problema, magari a noi interessano solo certi stati. No? E quindi sono quelli che vogliamo considerare. No? C'è anche questa possibilità. Ok, quindi che cosa dice? Bene, usiamo come metrica quindi adesso per rappresentare il punto più vicino a quella funzione valore esattamente la metrica che abbiamo descritto prima, cioè una norma pesata dove il peso è dato da quella distribuzione on policy. Vi ricordate che stiamo supponendo di avere una distribuzione che ci dà un peso a ciascuno stato, che specifica il grado di importanza di uno stato rispetto all'altro. L'importanza che diamo al fatto che quello stato abbia una valutazione più accurata di un altro. Capito? Dire che uno stato ci interessa di meno significa semplicemente dire che quando dobbiamo fare una scelta a causa dell'approssimazione di avere un'approssimazione migliore per l'uno stato o per l'altro, noi pesiamo di più quello di cui ci interessa avere l'approssimazione giusta, tanto l'altro magari non la usiamo. Ok? Allora, per ogni funzione valore v, l'operazione di trovare il suo valore più vicino nel nostro sottospazio lineare è un operatore di proiezione. Dove però, capite, la proiezione non è quella con la norma euclidea, dipende dalla metrica. Allora. Ora, qui che cosa fa? Dice, cominciamo a definire vari operatori di proiezione. Per esempio, il primo operatore che possiamo considerare è quello che lo porta alla funzione rappresentabile più vicina nella nostra norma pesata. Okay? Questa non è la norma euclidea, okay? È la proiezione ortogonale per il valore value error atteso. Bene. Quello che si può dimostrare è che il metodo Monte Carlo, cioè il target Monte Carlo, converge a questa roba qui. Perché vi ricordate che il metodo Monte Carlo è senza distorsione e quindi converge effettivamente a quello ideale, diciamo, quello che volevamo trovare. Vedete da questa figura, ora vi ho detto che non ve lo faccio tutto, quindi adesso interromperei, ma vedete da questa figura abbastanza incasinata, però se seguite tutte queste scritte e la leggenda, che qui ci sono
vari operatori di proiezione. Per esempio, quando vedete questa P, questo sta per projected, quindi questa è una proiezione. E come vedete, ci sono vari ottimi a cui potete convergere con vari metodi che stanno tutti nello spazio delle vostre funzioni rappresentabili, e tra questi riconoscete questo WTD, che come vedete è lontano da quello proiettato rispetto al metodo Monte Carlo, che è questo, e vedete che ce ne sono altri di punti rappresentabili che vengono fuori con altri algoritmi, diciamo, considerando altre situazioni. Ok? E tutti questi sono, a seconda dei casi, approssimazioni del valore vero non rappresentabile, che sta al di fuori di questo spazio. Capite, no, questa visione, solo accennata questa visione, ma davvero provate a leggerla per bene perché vale davvero la pena. E vi faccio notare infine che quando l'approssimazione non sarà lineare, potete pensare a una figura del genere, dove però il sottospazio delle funzioni rappresentabili non è più così lineare, ma è molto molto più frastagliato. No? Quindi lo potete pensare, come vi ho descritto a suo tempo, in queste dimensioni, una cosa sarebbe una cosa di dimensione 2, ma una superficie di qualche tipo. Proprio una cosa di dimensione 2 in uno spazio di dimensione 3 sarebbe proprio una superficie. In generale, se voi avete dimensione D nello spazio degli stati, quella è una superficie, una sottovarietà di dimensione D nel vostro spazio teorico di tutte le funzioni valore possibili. Ok, volevo farvi vedere anche, giusto per darvi un pochino di... qui forse. Allora, questo è lo share. Vediamo se nelle letture, secondo me, vi ho messo... Ah, eccolo qui. Allora, questo anche è un lavoro molto carino del 2019 sull'archivio, che dice... essenzialmente una cosa molto, molto carina, che lo spazio delle funzioni valore, quello che vi ho detto, che lì in quella rappresentazione in R3 quelle non sono tutte funzioni valore, no? Qui dice che le funzioni valore di una policy sono formano un politopo. Ok, quindi è una struttura comunque lineare in qualche termine. Vedete qui, vedete che mostrano questa roba qui, che mostrano che le funzioni valore delle policy descrivono un qualcosa di lineare. Ora pensateci un attimo, una policy che cos'è? È un'assegnazione per ciascuna azione di pesi che sommano a 1. Quindi, se ci pensate, le policy vivono in un simplesso, no? Dove i vertici sono le azioni. Un simplesso sono esattamente i punti di uno spazio le cui coordinate si sommano a 1, no? È la figura che avete visto triangolare probabilmente in varie situazioni. Il simplesso quindi è una cosa lineare, è un triangolo, un tetraedro o figure del genere dentro uno spazio di dimensione una più grande. E quindi non è sorprendente che l'immagine di un simplesso tramite la funzione valore, no? Perché io ho le policy e di queste faccio l'immagine tramite la funzione valore, mantenga delle proprietà di linearità. Quindi questa cosa vi sto dicendo che è qualitativamente plausibile. Però in realtà è un articolo anche molto carino da leggere. Se volete leggerlo, ecco, questo è del Non 2019. ho capito come mai formano un simplesso, scusi. Le Le policy? policy, Allora, esatto. vediamo un attimo. Cioè, formano un simplesso in che spazio? Nel senso, cioè. Allora, dunque, quello che voglio dire è che il greco, prendiamo la policy in un singolo stato S, quindi questa policy qui è una distribuzione di probabilità, quindi questa è
un vettore A1 ha numero di azioni, facciamo 10 azioni, ok? Un vettore A1 ha 10, dove, scusa, P1, possiamo chiamarle P greco 1, cioè P greco 1, P greco 10, dove somma per i che va da 1 a 10 di P greco i è uguale a 1, ok? E quindi questo, quindi il vettore P greco, se vuoi, che rappresento come P greco i, questo è un elemento di R10, però non è un elemento qualunque, no? In R4, per esempio, sarebbero due numeri la cui somma fa 1, quindi, Sta su uno. e quindi che sta, direi, su questa, così, no? Esatto. Quindi sarebbe così, ecco, questo segmento è un simplesso in R2, nel tuo caso in R3 avresti un triangolo, però, Giusto, ok? giusto, giusto. Triangolo messo una cosa così e così via. In R10 c'hai un luogo di dimensione 9, perché se ci pensi questa è un'equazione di 10 variabili che ne vincola una, è un'equazione lineare e quindi è un oggetto lineare che ha questa forma triangolare, così. Ok? Ok, no, ok. Questo per un singolo stato S, quindi su tutti gli stati, ecco che vai ad avere una cosa, questa roba ce l'hai per ogni coordinata S, quindi però è sempre una cosa lineare, no? Se vuoi è un simplesso fatto su ogni coordinata e così. Insomma, è carino. Ora io sono geometra, no? Di formazione, per cui le cose così geometriche le trovo estremamente interessanti. Capite, no? C'è questa visione qui della polisi che viene trasformata tramite la funzione valore. E la domanda è, in questo spazio R alla S che vi ho detto prima, che contiene tutte le funzioni valore possibile, qual è l'immagine tramite questo operatore? No? Ok. Quindi questo era funzioni valore e poi avevo questo. Ok. Cosa c'è adesso? Va bene, e, siccome sto parlando di approssimatori lineari, uno si può chiedere, d'accordo, e queste feature di cui stiamo parlando, cioè questi numeri che rappresentano lo stato, come me li invento? Cioè, per esempio, in una posizione di Go, come me li invento? Una posizione di scacchi, di Otello, come me li invento queste feature se voglio fare l'approssimazione lineare? Allora, ci sono vari metodi, ok? E questi metodi sono tecniche di feature construction, che fanno, se volete, sono tecniche che fanno parte del machine learning. Però non penso di, non ve le faccio in questo corso, ok? Questo è un corso specifico del reinforcement learning. È per dirvi che questo mondo, anche se voi vi concentrate solo sull'approssimazione lineare, avete veramente un mondo comunque da studiare. In questo lucido, tra l'altro, c'è un'altra cosa che vi sta dicendo, che una volta che avete le feature, potete pensare di imporre relazioni non lineari tra di loro con delle feature aggiuntive, no? Immaginate di inserire nelle feature, dopo aver queste feature x1, xd, di inserire anche x1 per x2. Capite che in qualche modo voi state nello spazio di funzioni lineari che userete per approssimare la vostra funzione valore, state inserendo anche una dipendenza non lineare tra queste prime due coordinate del vostro stato, una rappresentazione di secondo grado. Ok? Questo è un modo in genere per fare un'approssimazione, una regressione polinomiale, però usando sempre le proprietà degli approssimatori lineari. Ok, ci sono vari modi per fare questo tipo di augmentation delle feature.
E poi va bene, qui ci sono alcune paroline chiave se volete andare a vedere. Questo ve l'ho messo in questi lucidi perché è un capitolo del Suttone Bhart, ok? Non un capitolo, il capitolo approssimazione lineare, lì dentro c'è anche molto più nel dettaglio questa roba qui. Ok. Allora, veniamo alle reti neurali. Veniamo agli approssimatori non lineari. Questi sono, per le cose che vi ho detto inizialmente, gli approssimatori migliori da usare con il reinforcement learning. Perché? Perché il reinforcement learning genera infiniti elementi di training. E il caso in cui noi abbiamo bisogno di tantissimi elementi di training è proprio quello con approssimatori non lineari profondi, cioè con reti neurali molto profonde. Quando usiamo reti neurali profonde allenate su insiemi di training i cui elementi sono fatti con reinforcement learning e la rete neurale è profonda, si parla di deep reinforcement learning. Okay? In generale, quando voi sentite parlare di il reinforcement learning ha fatto questo su Nature o su giornali come di un risultato molto grosso, al 100% stiamo parlando di deep reinforcement learning. Spesso è detto anche abbastanza esplicitamente. Ora, vi ho segnato questa frase del Suttone Bhart perché l'ho sempre reputata nell'insegnare queste cose molto rappresentativa della situazione del reinforcement learning. In particolare, guardate la parte in grassetto. Sebbene la teoria del reinforcement learning fino ad oggi è praticamente limitata solo a metodi tabellari o ai metodi con gli approssimatori lineari di cui vi ho parlato poco fa, ci sono dei successi impressionanti nel reinforcement learning, in particolari applicazioni, che sono dovuti all'utilizzo di reti neurali non lineari e multilayer, cioè profonde. Ok, quindi dice, guardate che anche se la teoria dice per ora che, cioè non abbiamo risultati teorici che ci dicono che le reti neurali profonde con reinforcement learning funzionano, in realtà funzionano tantissimo. Ora, nel 2021, diciamo questa frase per la prima volta l'ho fatta appunto alla fine del 2018, un corso che ho fatto alla fine del 2018, e a suo tempo era vera. Adesso devo dire nel 2021 cominciano ad esserci anche risultati vari di motivazioni teoriche o almeno argomentazioni con ipotesi magari molto restrittive, però argomentazioni teoriche che dicono perché certi algoritmi di deep reinforcement learning in realtà funzionano così bene, cioè giustificano in qualche modo questa roba qui. Comunque, nonostante questo che vi sto dicendo, c'è ancora tantissimo, tantissimo spazio per la ricerca anche in questo senso, no? Questo specificatamente è una richiesta di ricerca di risultati teorici che spieghino perché le cose funzionano. Ok, adesso sono semplicemente delle tabelle per farvi vedere com'è la situazione. Ripeto che siamo, nel caso ve le foste dimenticati, nella parte dei lucidi sulla predizione. Ok, e vi ricordo che abbiamo algoritmi di tipo on policy e di tipo off policy, quelli che avevamo visto. Vedete che non stiamo più facendo reinforcement learning perché abbiamo detto tutto, no? Vi sto solo dicendo che cosa succede quando voi usate il reinforcement learning con la function approximation. Allora, questa è la tabella che vi dice la convergenza. Se voi usate i metodi tabellari usati, quelli studiati fino all'altra volta, il metodo Monte Carlo, il metodo Temporal Difference Standard, il metodo TD Lambda, quello che abbiamo visto abbastanza complicato, questi tutti i
gli algoritmi on policy che abbiamo visto di questo tipo convergono. E lo stesso vale per i metodi off policy. Ok, quindi il caso tabellare, come vi ho detto, è fantastico e funziona benissimo. Quando facciamo approssimazione lineare, si mantiene un pochino questa situazione ideale di convergenza, quindi l'approssimazione lineare funziona. Ricordatevi, convergere in genere significa funzionare, ma vi ricordo che il metodo temporal difference nel caso lineare converge, ma non alla risposta idealmente ottima, ok? Ciononostante si dice funziona perché converge. Capite che se il metodo non converge proprio, non vi dà neanche una risposta. Cioè, la convergenza è il primo passo per poter avere un qualcosa da provare sul problema e dire vediamo se funziona. Perché se voi avete un metodo che al passo 1 vi dà 10, al passo 2 vi dà 100, al passo 3 vi dà 50, al passo 4 vi dà 1 milione, al passo 5 vi dà 0, al passo 6 vi dà 7, quando è che vi fermate e dite ok, ora scelgo questa soluzione qui, no? Quindi ci deve essere un'idea di convergenza di questi pesi, di questa tabella rappresentata dai pesi, a qualche cosa da poter usare nel problema. Bene, il metodo Monte Carlo, nel caso lineare, off policy ancora converge, ma nel momento in cui usate l'approssimazione lineare con bootstrap, perché questo è quello che caratterizza questi due metodi rispetto al Monte Carlo, e off policy, quindi ricordate questa accoppiata, non accoppiata, questa tripletta, questa triade, approssimazione più bootstrap più off policy, vedete che qui non si ha più questa convergenza, d'accordo? Nel caso non lineare, questa cosa continua a valere nel caso off policy, ma peggiora mostruosamente la parte di convergenza anche nel caso on policy, nel senso che essenzialmente si salva soltanto il metodo Monte Carlo. Ok? Bene, quindi quando andiamo off policy si perde la convergenza anche nel caso lineare. Ora ci sono dei metodi un pochino più avanzati che correggono questo problema, si chiamano metodi di tipo gradient temporal difference, e con questi metodi gradient temporal difference al posto dei metodi temporal difference standard si riconquista la convergenza in questi casi. Ok? E questo tipo di metodi, sempre detta il Sutton e Bartol, frase da libro, questo tipo di metodi sono correntemente, quindi parliamo comunque del 2018, data di pubblicazione del libro, i metodi più stabili e meglio compresi quando usati con tecniche off policy. Ok? Quindi quando usate tecniche off policy, valutate di usare questo tipo di metodi. Se li volete approfondire, vi ho messo come lezione 6.7, che quindi vi mostro, quindi direi share slides, vi ho messo metodi gradient temporal difference, vedete, che quindi sono dei lucidi di un talk fatto da Sutton in cui spiega questa roba qui. In particolare di quei metodi mi pare ne parli 26-27. Questi lucidi sono molto belli, anche se un po' datati, ma se volete dargli un'occhiata sono una quarantina, insomma. Pagina 26-27, queste che vi sto mostrando, questa è quella parte che vi ho fatto vedere anche nel libro, ok? Quindi se volete vederla da due fonti, qui ve ne parla anche. Forse su internet trovate anche il video di questa conferenza, ma non sono sicuro. Perfetto.
Ok ragazzi, adesso cosa c'è? Il controllo. Quindi, ricapitolando, per ora abbiamo detto che cosa succede quando usiamo le nostre tecniche per il problema della predizione. Ok, le nostre tecniche cosa significa? Ripeto, per riassumere tutte queste 2 ore di lezione, si riassumono nel fatto che quello che prima era la mia stima della funzione valore al tempo t più 1 dello stato che sto visitando al tempo t è uguale a la stima che avevo al tempo t di questo stato st più alfa per l'errore che ho fatto su questo stato st, l'errore calcolato al tempo t. Questo errore che cos'è? È il mio target appena calcolato sullo stato ST meno il valore che stavo stimando dello stato ST. Ok, vedete come è molto semplice, no? Questa cosa. E il target a sua volta, vi ricordate, può essere Monte Carlo o Temporal Difference. Bene, questo è il metodo tabellare. Tutto questo l'abbiamo trasformato come? Semplicemente la tabella non ce l'abbiamo più e quindi sostituiamo la tabella con cosa? Con un approssimatore parametrico, cioè uno stimatore che ha una forma funzionale ben precisa, che chiamiamo V cappuccio, che usiamo per stimare lo stato al tempo t, e questo stimatore, se fosse semplicemente una forma funzionale chiusa, non ci sarebbe niente da stimare, ci darebbe il valore dello stato, no? Per essere una cosa allenabile, diciamo modificabile, per farla diventare sempre più precisa, come facevamo con la tabella, questo stimatore comprende dei parametri. Parametri che chiamiamo pesi e quindi abbreviamo con W, e che quindi anche loro saranno i parametri al tempo t. Ok, quindi il mio stimatore prende il parametro al tempo t, scusate, prende il parametro al tempo t, e in questa scrittura non serve questo, gli mettiamo dentro uno stato qualunque e questo ci dà una stima, quindi metto circa, del valore della mia policy pi greco in S. E avendo sostituito quindi la tabella che dava una rappresentazione esatta della funzione valore con uno stimatore di questo tipo, quella che prima era la tabella diventa questo vettore di pesi. Cambiare la stima, cambiare questa V cappuccio, significa cambiare il parametro. È chiaro, ragazzi? Cioè, se la mia funzione, il mio stimatore v di x è uguale a 3x quadro, quando come x gli metto 2, la stima che mi dà è 3 per 4 e quindi 12, ok? Se quello che sto dicendo è che io stimo i miei valori con una stima parametrica e quindi dico v di x è w doppio e quindi invece che 3x quadro metterò magari v doppio per x quadro. No? E quindi quando il mio stato, non so, è lo stato 3, adesso la mia stima sarà W doppio per 9 e vedete che ho margine per lavorare su questo W doppio. E quindi se ho dei metodi per dire che W doppio uguale 3, questa stima quindi 3 per 9 uguale 27, se ho dei metodi per dire che questa stima è sbagliata ed è sbagliata in maniera tale che se modifico W doppio da 3 verso 2 e quindi lo faccio diventare 2,5, la stima diventa migliore, no? Se ho dei metodi del genere, ecco che posso apprendere modificando W doppio. Bene, questo è quello che facciamo. La forma funzionale che qui ho descritto in questo modo balordo e poco significativo è in realtà data da una rete neurale o da un'approssimazione lineare. E il metodo che mi dice come cambiare W doppio è l'algoritmo che si chiama discesa del gradiente, nella sua versione stocastica, perché la discesa del gradiente richiederebbe di costruire una funzione di loss che è somma di tanti addendi quanti sono gli stati nello spazio degli stati. E noi questa somma non la possiamo fare. In soldoni, comunque tutta questa roba che vi ho
fatto un ripasso di nuovo veloce di tutto quello che abbiamo detto, ci dà l'update rule equivalente a quella scritta qui sopra della tabella, che è quella che vi dicevo. Se io ho un certo peso al tempo t, wt, lo voglio aggiornare, so che se io gli aggiungo alfa volte un certo errore calcolato su wt, questo migliora. Che cosa significa migliora? Che quando vado a fare W cappuccio di S con quel nuovo peso al tempo t più 1 invece che il peso al tempo t, la stima dei miei stati migliora. Migliora in termini di value error expected, ok? In termini di quella misura di miglioramento che abbiamo deciso fin dall'inizio. Con tutte le osservazioni che abbiamo fatto, col temporal difference non troviamo il minimo, col Monte Carlo troviamo il minimo nei metodi lineari, anche con i metodi non lineari per il Monte Carlo, perché questa è la predizione. E infine vi ricordo, questo errore qui è molto simile all'errore tabellare, nel senso che è comunque il target meno la stima del valore su ST relativamente a WT, però poi c'è il pezzo che viene dal gradiente, no? Dal gradiente, dal fatto che questa è un'approssimazione. Nel caso tabellare, questo gradiente sarebbe stato semplicemente 1, nel nostro caso di approssimazione, qui dobbiamo metterci il gradiente rispetto a W di questo stimatore. Aspetta, WT in questa scrittura. Ok? E quello non sto dicendo niente di diverso da quello che abbiamo detto prima. Forse qui c'è anche un mezzo e basta. Sì, dovrebbe essere così. Ok, dicevo quindi, abbiamo fatto tutto questo, no? Quindi questa è la nostra nuova regola di update. Abbiamo visto cosa succede, cosa fa questa regola di update in termini di convergenza quando io vado avanti con l'allenamento. Ok, quando io ogni passo faccio un nuovo stato, quindi metto nel training una nuova coppia stato etichetta, stato target, e calcolo la loss su questo nuovo dato di training e la minimizzo muovendo il peso in questo modo. Ragazzi, mi fido di voi che mi avete detto che sapete cosa sono le reti neurali, ok? Che quindi state capendo questo discorso che vi ho fatto. Se volete altri dettagli, ditemelo. Adesso, dimmi. Più Tutto a posto, cioè più o meno. o meno, certo, sì. Ok, adesso passiamo al controllo. Capite che adesso ci sono dei problemini in più, quelli che avevamo detto, no? Della non stazionarietà, eccetera. Chiediamoci adesso cosa succede quando vogliamo migliorare la policy nel ciclo di controllo. Allora, beh, ovviamente siamo nel caso model free e quindi come prima cosa l'approssimazione da fare non è più della funzione valore dello stato, ma della funzione action value. Quindi, prima domanda, quello che abbiamo detto per l'approssimazione di V con le reti neurali vale anche per approssimare la funzione Q? Che dite? Funziona o no? Spero di avervi passato questa fiducia fino ad adesso per farvi rispondere certo che sì. Ok? Il fatto che stiamo approssimando qui non crea diversità dal caso tabellare. Come nel caso tabellare, quando si passava da V a Q funzionava tutto uguale. Allo stesso modo, qui vale anche per l'approssimazione. Quindi tutto quello che abbiamo detto per quel che riguarda la predizione della funzione V vale per la predizione della funzione Q. Ok? Quindi in particolare abbiamo vari target diversi.
I target che possiamo considerare, ovviamente per la funzione Q, sono i soliti target MC, Monte Carlo, e il target temporal difference, che vi ricordo per la funzione Q, il target temporal difference si chiama sarsa, perché per la funzione Q io devo stimare azione su uno stato, quindi questa è quella che devo stimare. E da qui io mi trovo in un nuovo stato avendo avuto una ricompensa, quindi un S', e ora devo fare il bootstrap perché è un metodo temporal difference, quindi che guarda avanti un passo, e quindi devo metterci una nuova azione A'. Quindi vi ricordate questo disegnino che formava la parola sarsa. Quindi quando leggete sarsa, ricordatevi, significa temporal difference, però fatto per la funzione Q. Ok. Adesso per fare questi metodi di controllo dobbiamo accoppiare questi metodi di predizione del valore Q con tecniche per fare il miglioramento della policy e la selezione. Adesso qui in questo lucido vi ho messo qui la regola di predizione. Per uno di questi target, ho scelto il target SARSA 0, ok? Cioè il target SARSA, temporal difference standard per stato azione. E qui invece vi ho messo la regola di update che prevede anche il miglioramento, ok? Sempre per SARSA 0. Vi chiedo di dirmi cosa c'è di diverso tra queste due regole. Quindi domanda, cosa c'è di diverso tra queste due regole? Una è la predizione, mentre l'altra è il controllo. Aspetto risposta, ovviamente. Ma devi sempre uguale. Sarà un errore? Che dici? Settimana di mistica. Come? Cioè, l'Epsilon Gridi, quindi la Ah, differenza. vedi che non dovete guardare il dito quando si punta alla luna. Io ovviamente vi ho evidenziato questa parte per ingannarvi, no? Certo, questa parte è uguale, ma come vi ho detto varie volte, in questi metodi, ragazzi, è importantissimo il contorno. Qui c'è una traiettoria fatta seguendo una certa policy pi greco e quindi l'algoritmo ci prevede il valore di pi greco. Qui la traiettoria viene fatta seguendo epsilon gridi di pi greco, o se volete epsilon, forse qui dovrei correggere in effetti, epsilon gridi di Q, di questo stimatore qui. Che significa che se volete a ogni singolo passo di update io mi sto muovendo nella direzione del valore di quella policy, ma dopo la cambio, la miglioro e faccio un altro singolo passo di update nella direzione di quella policy. Vi ricordate il discorso del value iteration, no? Quindi il solo fatto, vedete, tutti questi metodi, ragazzi, sono stocastici, quindi è fondamentale come vengono generate queste traiettorie, queste ricompense. Pensate a questa regola di update dove però lo stato ST è sempre lo stesso. Immaginate una cosa del genere, in cui io ogni volta faccio un reset e mi rimetto sempre nello stesso stato, no? Capite che questo è completamente diverso come algoritmo da quello in cui magari alterno due stati al 50%. Così come questo è diverso da quello in cui seguo le traiettorie vere. Sono diversi, che cosa significa? Tutti questi metodi probabilmente convergono, ma convergono a cosa? Convergono a misure diverse di quello di concetto di migliore. Nel primo caso che ho detto, in cui ogni volta resetto allo stesso stato di partenza, sto pesando evidentemente al 100% questo stato di partenza e non mi interessa la valutazione degli altri. Quando ne scelgo soltanto due e li scelgo al 50%, sto probabilmente ottimizzando una somma pesata dove tutti gli stati li butto via, tranne quei due che peso al 50%. Capite?
in tutto questo sto ignorando l'effetto del bootstrap, quindi non sono neanche sicuro che questi metodi convergano davvero, perché i metodi con bootstrap hanno bisogno di aggiornare continuamente tutti gli stati, non possono fermarsi su un singolo stato e ignorare gli altri. Comunque adesso non volevo andare nel dettaglio di questa cosa, voglio dire che è fondamentale che cosa seguo, ok? E quindi niente, come al solito, insomma, quando facciamo un algoritmo del genere, stiamo facendo tutto insieme il prediction improvement, dove vedete l'improvement è semplicemente dato dal fatto che io ogni volta scelgo le azioni in maniera diversa, in maniera migliorata. No, è quello l'improvement. L'improvement significa migliorare la policy. Ok, questo è uno pseudocodice di controllo. Dunque, allora, quindi questo è uno pseudocode del metodo SARSA, quindi in cui abbiamo la regola di update SARSA, questa qui. E notate che, allora, cos'era che volevo farvi vedere? Allora, vedete qui io scelgo l'azione A, epsilon gridi, e poi qui dico scelgo l'azione A primo, anche qui epsilon gridi. Questo vi ricorda che questo metodo è on policy, no? Perché sto facendo una singola policy per l'esplorazione e per il target. Se vi ricordate, l'equivalente off policy di questo metodo che avevamo discusso l'altra volta era quello che cercava prima di fare col rapporto di campionamento di importanza, ma poi si accorgeva che essendo un metodo a un passo soltanto quello non funzionava, e quindi faceva quella piccola idea rivoluzionaria che diceva: nel target ci metto un'azione scelta con la policy esplorativa, mentre l'azione per il target la scelgo con la policy greedy, se vi ricordate. Quindi quello era un altro esempio, no, di come cambiando in tutto questo algoritmo semplicemente questa scelta di azione A primo, l'algoritmo diventava completamente diverso. Diventava la versione off policy di SARSA, che si chiama, vediamo se ve lo ricordate, Q-learning, esatto, che è uno degli algoritmi di reinforcement learning più famoso al mondo, per quello ve lo dico e ve lo ribadisco. E se vi ricordate, giusto, è quello di AlphaGo, è quello di DeepMind per i giochi Atari. Giochi, i videogiochi. L'algoritmo di AlphaGo è una cosa completamente nuova. Cioè, il nome dell'algoritmo di AlphaGo è l'algoritmo di AlphaGo. Cioè, adesso ha creato un algoritmo nuovo, se volete, perché è una mistura di tante tecniche un pochino diverse. Magari se riusciamo qualche parolina ve la dico. Ok, volevo fare un'osservazione per questo codice, che è un po' il senso, se vogliamo, di questa domanda. Questo metodo a ogni passo che cosa deve fare? Cioè, per fare questa regola di update, pensate un attimo, con l'epsilon gridi, qui c'è scritto per esempio usare epsilon gridi, ma focalizziamoci sul fatto dell'usare epsilon gridi. Cioè, in che senso? Cioè, lui ad ogni step deve scegliere l'azione. Ecco, esatto, deve scegliere l'azione epsilon gridi. E questo cosa comporta? Lui ha una tabella di Q value. Come sceglie l'azione epsilon gridi? Lui prende quella che massimizza il... Cioè, ora sono... Ok, questa è tabellare. È tabella, vettore, insomma, quello ok.
lui ha il vettore corrispondente a questo passo di apprendimento. C'ha un certo stato S nel quale deve scegliere che cosa? L'azione A, tale che questa roba qui è massima, quindi l'argmax di questa roba qui, no? E quindi questo che cosa comporta? Comporta guardare i valori relativamente a tutte le azioni. Sì. E quindi si può fare soltanto su task con non troppe azioni. Perché vi dico questo? Tipo l'elicottero, no? Per esempio l'elicottero, no? Che magari è un task addirittura continuo. Ma in generale, allora io ho cercato di informarmi su cosa significa questo non troppe azioni, perché vi dico questa frase? Perché nel libro di Sutton e Barto a un certo punto trovate la frase che tecniche adatte a casi con molte azioni, oppure al caso di azioni continue addirittura, sono ancora un argomento di ricerca, di ongoing research. Quindi vedete, io ogni tanto vi dico questa roba per farvi capire che le cose di cui stiamo parlando, se avete delle curiosità su queste cose, è molto probabile che la curiosità che avete sia da sola un argomento di ricerca. Quindi già solo questo dettaglio, no? Delle tecniche che si possano usare, come si può usare questo algoritmo qui relativamente semplice, che si possono usare quando le azioni sono tante, è un argomento di ricerca. Cosa significa tante? Ho guardato un po' in giro e mi sono convinto che il cutting point sia il numero 1000, più o meno. Task con 1000 azioni sembrano essere ancora fattibili con certi argomenti. Più di 1000 diventano molte. Ok. Allora, siccome stiamo facendo il controllo, non possiamo esimerci da fare la solita figurina che abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi, stavolta facciamo la valutazione della policy in maniera approssimata. Come al solito, stiamo facendo una cosa di tipo value iteration, quindi la facciamo time step, ok? E adesso ci chiediamo che cosa succede per la convergenza. Beh, allora, per la convergenza del metodo di miglioramento, capite, adesso stiamo parlando non più della convergenza del passo di predizione, ma della convergenza di questa roba qui, del fare un pezzo di predizione, migliorare, fare un pezzo di predizione, migliorare, dove il miglioramento è fatto in questo modo epsilon greedy. Bene, come vedete dalla frase qui, i risultati di convergenza sono poor, sono poveri. Perché? Ve l'ho già detto, vediamo se vi viene in mente. C'è un motivo fondamentale per cui saltano questi risultati di convergenza. Perché? Cioè, vorrei che pensaste nel caso tabellare cos'era fondamentalmente che faceva sì che alla fine tutta questa serie di movimenti ci portassero a una policy ottimale. Vi ricordo, la policy ottimale, questa Q star, significa che Q star di S A, che fosse sempre meno greedy l'algoritmo di scelta, è maggiore di Q pi greco di SA per ogni SA e per ogni pi greco, una cosa del genere, no? Significa questo Q star ottimale, dicevi, scusa? Cioè, deve essere sempre meno random la policy del pi greco. Ok, c'è la questione che epsilon deve tendere a zero, d'accordo, però quando dico
risultati di convergenza pur intendo anche con queste solite ipotesi e anche con gli alfa, il learning rate che tende a zero velocemente ma non troppo, ok? Quindi anche con alfa k in L2 meno L1, ciò nonostante risultati pur, perché? Mentre invece nel tabellare con queste ipotesi c'era convergenza a una cosa di questo tipo. Ve l'ho scritta questa cosa perché dovrebbe suggerirvi quello che vi ho detto anche in questa lezione, l'abbiamo detto insieme a un certo punto, è il motivo fondamentale del fatto che questo procedimento converga. Cosa succede dopo un passo di più? Il target. Dimmi? Il target non è unbiased, avevamo detto. Il target temporal difference c'è anche nel caso tabellare e anche quello invece converge. No, pensate un attimo, cosa succede dopo un singolo passo di improvement? Io ho pi greco e poi prendo pi greco primo uguale gridi o epsilon gridi. Cos'è successo adesso? Cosa potete dire di questa pi greco primo? Cosa possiamo dire? Cioè, io parto per dire che il problema è, cioè, non fa mica la non stazionalità del problema, una cosa che ci frega. Come, ripeti? Cioè, non è che per caso è il fatto che questa epsilon gridi non è necessariamente, cioè che il problema non è stazionale, insomma. No, perché tutto questo che state dicendo vale anche nel caso tabellare, mentre nel caso tabellare le cose funzionano. Guarda, provo a condurvi per mano. Noi abbiamo pi greco, calcoliamo la stima di q pi greco per ogni SA, ok? Nel nostro caso per il vettore W doppio, e a questo punto cosa facciamo? Definiamo pi greco primo come la policy epsilon gridi, sappiamo cosa significa, epsilon gridi di Q, questa roba qui. Sappiamo cosa perché significa. Non abbiamo tutti gli stati S. Ripeti? Cioè, perché comunque non guardiamo tutti, sì, più o meno c'entra questo, però dimmi cosa dovrei scrivere per andare avanti, nel caso tabellare. Ho fatto la predizione, ho fatto questa nuova policy, ora cosa dovrei scrivere qui? E cosa scrivo effettivamente in caso tabellare? Di pi greco primo. Pi greco primo rispetto a pi greco. Un nome ben preciso in genere. È la policy ottimale rispetto a pi greco. Non è, cioè, ancora la policy ottimale. No, non è ottimale. Ma? È migliore. È migliore. Migliore non significa ottimale, giusto? Se tu a un esame prendi 20 o 21, con 21 sei più contenta, ma non è ancora il migliore. Però se io ti dico che tu fai l'esame 10 volte, la prima volta hai preso 20, e da lì in poi a ogni esame sei stata saggia, hai studiato un po' di più e quindi a ogni esame hai preso di più del voto precedente, cosa mi puoi dire? E l'hai fatto almeno 10 volte. Che sto migliorando in continuo e in teoria quando smetto di migliorare sono arrivato al massimo, quindi all'ottimale. Sei partita da 20, l'hai fatta almeno 10 volte, sei sempre migliorata, direi che sei sicura di essere arrivata a 30, cioè al risultato ottimale. Giusto, questo è il senso. Bene, quindi vedi che è importante, per poter dire che arrivi all'ottimo, è importante poter dire che è un miglioramento. Questo è un bisogna fare Q di pi greco primo. Improvement. Quindi, quello che voglio dire qui, certo, poi itero e faccio Q di pi greco primo, ma quello che voglio dire qui è che pi greco primo di SA è maggiore o uguale di pi greco di SA
per ogni S A. Ok? Sì. E questa cosa qui, o meglio, questa implicazione qui, da qui a qui, non è banale, c'ha, tanto che c'ha un nome, che si chiama policy, continuate voi, improvement. Ops. Theorem. Esatto, avete un déjà vu, che ne abbiamo già parlato all'inizio di questa lezione almeno. Non possiamo dire che vale per tutti gli stati, perché Allora, non facciamo questo è storia. un grado Cioè... tabellare, Esatto. ma nel caso di function approximation, quello che vi avevo detto prima, avete due stati S1 e S2 che per voi, nella vostra function approximation, sono lo stesso stato. Non li distinguete. Questo significa function approximation, ok? Che voi no, non potete distinguerli, state aggregando. Bene, quando voi cambiate il valore del peso, e quindi il vostro valore Q di S rispetto a W, rispetto a W primo, magari è maggiore o uguale di Q di S rispetto al vecchio W, quindi avete fatto un miglioramento di questo tipo, però questo non garantisce assolutamente che la nuova policy che usate, quindi voi usate la policy greedy rispetto a questa tabella Q, no? Non vi garantisce, non avete garanzia che questa policy abbia valori migliori in S1 e in S2. Perché il vostro stato S è un'aggregazione di questi S1 e S2 mischiati in un modo assolutamente non prevedibile per voi. Quindi magari il valore di uno è aumentato, ma l'altro è diminuito. Capite? Cioè il policy improvement theorem nel caso della function approximation salta, non c'è più. Nel caso tabellare, la policy migliorata è effettivamente migliore, nel senso che il valore in ogni stato è uguale o maggiore. Nel caso della function approximation, la policy migliorata, quando io scriverò lo stesso pi greco primo uguale epsilon gridi pi greco, intendendo relativamente alla Q data da pi greco, lo scrivo anche con la function approximation, ma non è detto che questa pi greco prima sia davvero un miglioramento. Lo chiamerò miglioramento, ma non lasciatevi trarre in inganno, siccome c'è l'approssimazione, non è assolutamente detto che il valore in ciascuno stato sia migliore o uguale di quello della precedente, perché ogni singolo aggiornamento vi modifica tanti stati. Ok? E anzi, se dobbiamo dire, in genere non succede proprio che migliorino tutti. Quando approssimiamo, noi stiamo dando, è come se stessimo dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte. La nuova policy non è migliore in nessun senso sensato, purtroppo. Ed è questo che crea tutti questi problemi di convergenza. Quindi, questo metodo qui, questo qui, converge alla policy ottimale qui? No, neanche per sogno. Ok? Non converge mai. Il meglio che possiamo sperare è che si avvicini abbastanza alla policy ottimale. Quello che può accadere, che spesso accade, è che ci avviciniamo a un intorno della policy ottimale, ci restiamo in questo intorno a lungo, ogni tanto ne riusciamo e dopo un po' ci rientriamo, ogni tanto ne riusciamo. Questo è quello che David Silver, se vedete i suoi video, chiama col termine inglese chattering around. Ok? E sono, diciamo, questa cosa che vi sto dicendo così qualitativamente, sono anche questi dei teoremi, dei risultati teorici. Essenzialmente, una volta che introduciamo l'approssimazione con funzioni, non possiamo garantire l'improvement in nessun tipo di setting, diciamo. Io ora vi ho fatto soltanto il discounted setting, ce ne sono altri. Ma in nessun caso abbiamo un policy improvement theorem. E questo è il difetto, se vogliamo, teorico di questo tipo di approccio. Il difetto dell'approssimare la funzione valore. Quindi, se vogliamo, quello che vi sto
suggerendo, in effetti è un po' un'introduzione alla lezione prossima, quello che vi sto suggerendo è che function approximation più value based funziona male. Funziona male non tanto per la predizione quanto per l'unione predizione-miglioramento, no? Per il ciclo di controllo. E quindi cosa faremo nella prossima lezione, diciamo, e forse adesso se finiamo in tempo questi lucidi lo accenniamo già. Qual è di queste due cose la cosa che vogliamo cambiare? Vogliamo tornare al caso tabellare? Cioè, scusi, come? Non ho sentito. Sto dicendo, siccome vi ho suggerito adesso che questa accoppiata function approximation e metodi basati sulla funzione valore funzionano male, e argomento della prossima lezione sarà proprio correggere questo funzionamento brutto. Come lo correggeremo secondo voi? Eliminiamo la function approximation e torniamo ai metodi tabellari, oppure eliminiamo la value based? Eliminiamo la value based, perfetto. Infatti dalla lezione prossima non useremo più metodi che utilizzano la funzione valore per trovare la policy migliore, ok? Perché se ci pensate adesso, noi troviamo la funzione valore, diciamo, noi troviamo una stima della funzione, una stima a ogni passo t, e poi da qui arriviamo a una policy ottimale. Ok, un procedimento al limite, ma non sarebbe bello, per esempio, trovare direttamente delle policy che arrivano alla policy ottimale, no? Non ce l'aveva mica ordinato il dottore di fare tutto con la funzione valore, è stata un'osservazione che abbiamo fatto 1-2 settimane fa, ci è piaciuta, l'abbiamo portata avanti, però se ci fosse un metodo diretto di imparare direttamente la policy in maniera tale da arrivare alla policy ottimale, sarebbe almeno meritevole di esplorazione questo metodo, ok? Questo tipo di metodi, visto che ve l'ho accennato, vi dico anche come si chiamano allora, i metodi che fanno questa roba si chiamano metodi di tipo policy learning, perché imparano direttamente la policy, ok? Va bene, ora non volevo fare questo così nel dettaglio questa cosa, perché prima voglio andare avanti con questi lucidi. Allora, facciamo le stesse tabelle di prima, chiediamoci un attimino cosa succede con il controllo. Quindi adesso questa è la tabella equivalente a prima dei risultati di convergenza dell'algoritmo di controllo. Quindi stavolta parliamo di convergenza alla policy ottimale, ok? Queste tra parentesi significa una convergenza però fatto nel modo che vi descrivevo prima. Ci avviciniamo, facciamo progressi, ci allontaniamo un pochino, progresso, ci allontaniamo un pochino, ok? Torniamo indietro e così via all'infinito. Questo è il chattering. Poi cos'altro c'è qui? Ok, vedete che il controllo nel caso non lineare, ciao, salta tutto, anche nel caso del Monte Carlo, ok? Perché qui c'è il fatto della non stazionarietà, essenzialmente. Ok. Quindi questo per parlarvi di questa, della convergenza degli algoritmi di controllo. Vediamo qui cosa c'è da dire. Dunque, questo lucido riassume, se volete, lo stato dell'arte per il controllo con l'approssimazione di funzione in questi metodi value based. Allora, ci sono
siamo ancora agli inizi con questo stato dell'arte molto basso. Siamo ancora agli inizi, anche se sono stati fatti molti lavori negli ultimi anni. Adesso si capiscono le cose molto meglio. Di volta in volta si possono trovare delle soluzioni specifiche per attenuare il problema della non convergenza. Adesso, nei prossimi lucidi, vediamo esattamente una descrizione di cosa ha fatto DeepMind per i giochi Atari, okay? Per le Deep Q Network. C'è però una cosa da dire, che in realtà a volte noi potremmo non volere neanche la convergenza di questi metodi. Pensateci un attimo, che cosa significa che il problema è non stazionario, come è il nostro problema di controllo? Il fatto che il problema sia non stazionario significa che la policy da approssimare cambia, no? Cambia, magari lentamente, ma cambia. E quindi, se noi convergessimo a qualcosa, è chiaro che questa soluzione è sbagliata. Perché noi non vogliamo convergere a un qualcosa di fisso, perché la policy che stiamo cercando di approssimare cambia a ogni passo, no? Cioè non vogliamo convergere, che so, a una policy media tra tutte le policy ottimali che otteniamo a ogni passo del problema. Quello che è preferibile potrebbe essere questa cosa qui, continuamente adattarsi alla policy che sta cambiando. Questa è una cosa che si chiama tracking, no? Il tracking della policy potrebbe essere preferibile rispetto alla convergenza. Alcune di queste tecniche le abbiamo già viste, la parola tracking ve l'avevo già utilizzata. È quello che facciamo quando noi, invece di far variare il tasso di apprendimento a zero, quindi invece di prendere alfa k che tende a zero con quelle condizioni di approssimazione stocastica, se noi prendiamo alfa costante, se vi ricordate, questo dava più peso, no? Questa era una media mobile esponenziale che quindi ci dava più peso agli ultimi target visti. Quindi, se, di nuovo, se noi teniamo alfa costante, vuol dire che in quella regola di update dove alfa moltiplica, se vi ricordate, l'errore, alfa per l'errore, non mi ricordo se avevamo messo alfa dentro l'errore oppure no, alfa per l'errore, dove l'errore, diciamo così, era il target meno la stima, significa che stiamo valutando l'ultimo target esponenzialmente di più rispetto ai target visitati precedentemente. Ricordate questo discorso, no? E quindi stiamo dando ogni volta, a ogni passo, diamo più peso al nuovo target, allo stimare il valore di quel nuovo target, che è quello uscito adesso. Quindi è quello uscito con la policy di questo momento, policy che sta cambiando. Ok? E quindi questo metodo, diciamo, tenere alfa costante, assume un senso in questo contesto. Ok? Questo si chiama tracking della policy. E riguardo alla non stazionarietà, tenete presente che non è un'ipotesi così messa per dire. Essenzialmente qualunque ambiente che sia multiagente è non stazionario, perché mentre noi cerchiamo di migliorare le nostre azioni, il nostro avversario, che è un agente che va contro di noi, o in un ambiente multiagente generale, coopera, collabora, usa la nostra informazione, in ogni caso fa anche lui delle scelte che cambiano di volta in volta, e quindi se noi lo consideriamo il nostro avversario, chiamiamolo così per semplificare, lo consideriamo parte dell'ambiente, l'ambiente sta cambiando, ok? Quindi tutte le situazioni vere sono in genere situazioni non stazionarie, cioè la non stazionarietà è estremamente comune. Forse più ve lo dico, perché magari invece uno dice, vabbè, però è una cosa che succede raramente. Ok? Tornando ancora al fatto della mancanza del policy improvement theorem, sempre nel libro c'è un'altra frase, in cui dicono che
ci sono esempi, non li ho mai investigati, sarei un po' curioso, un articolo del 96, comunque ci sono degli esempi in cui fare la policy epsilon greedy, cioè questo procedimento di prendere il miglioramento epsilon greedy, risulta effettivamente porta a una policy di qualità peggiore, cioè che vale effettivamente di meno negli stati. Ok, ci sono esempi di questo tipo. Questa è un'area di nuovo con un sacco di domande teoriche aperte. Benissimo. Siamo arrivati a questo tipo di metodi. Ora, questo tipo di metodi si chiamano metodi batch e in particolare l'experience replay che adesso vi andrò a spiegare è la tecnica, diciamo, è una terminologia molto famosa che dovreste conoscere perché si usa spesso adesso in tanti algoritmi ed è la tecnica inaugurata, inventata, diciamo, da DeepMind nel 2013 quando è uscito il lavoro sui giochi Atari. Tenete presente che questo articolo sui giochi Atari lo trovate in giro come citato con due date, 2013 o 2015. Il 2015 è l'anno in cui è uscito su Nature, ok? Quindi è quello ufficiale, però l'articolo è apparso già nel 2013, credo addirittura sull'archivio, e quindi mi sembra più sensato, sappiamo bene come funzionano queste cose, no? I tempi di pubblicazione possono essere molto lunghi, soprattutto per una rivista come Nature, e quindi l'idea, noi matematici siamo molto fortunati perché abbiamo questo archivio dove i lavori vengono messi immediatamente a disposizione. Diciamo, in genere quella è la data da considerare quando si vuole dire in che anno è nata una certa idea, insomma, anche se poi nelle citazioni ufficiali si mette sempre l'articolo definitivo eventualmente corretto e migliore di quello originale. Allora, diciamo, diamo una motivazione per quello che stiamo dicendo. Che cosa succede quando voi fate l'update online nel metodo discesa del gradiente stocastico? Beh, voi prendete questo stato ST, fate il vostro algoritmo, quindi calcolate il target di questo stato, qualunque esso sia, lo accoppiate a ST, no? E quindi questa roba qui diventa un training data, quindi a questo punto avete ST, target UST, quindi stato e etichetta, e questa roba adesso la usate, avete il valore della vostra tabella W, lo avete al tempo t e volete trovare il valore al tempo t più 1 e quindi scrivete la solita regola di update, vt più alfa per questa roba che avete trovato, quindi il target u di st meno il valore di st col peso al tempo vt per il gradiente del vostro stimatore, gradiente rispetto a W, quello che abbiamo detto prima, no? E a questo punto avete VT più 1. E cosa fate? Zero tutti quanti, buttiamo via tutto, ciao ciao, mettiamo WT più 1 qui, e a questo punto siamo in ST più 1. Cosa facciamo? Beh, ST più 1. Fate quello che dovete per trovare il vostro target e bla bla bla, facciamo la stessa cosa. E quella etichetta, quel dato di training che ho descritto prima, che era la coppia ST U di ST, se vogliamo, questa roba qui è stata buttata via. È chiaro, finora abbiamo sempre detto questa cosa qui, no? D'altro canto, se qualcuno di voi ha mai provato ad allenare una rete neurale, si rende conto che i dati di training sono molto importanti. Anzi, in genere noi abbiamo il training set che ripassiamo anche varie volte. Addirittura molto spesso abbiamo un training set che vogliamo aumentare. No? Abbiamo delle immagini e
non ci bastano, quindi le modifichiamo, le deformiamo un pochino, le spostiamo a destra o a sinistra, cose del genere. Scusate un attimo, ragazzi. Allora, eccomi. Dicevo quindi che questo dato di training è importante, no? Normalmente voi avete bisogno di dati di training, addirittura ne volete di più, eccetera. È vero che il reinforcement learning ne fa infiniti quanti ne volete, infatti ecco che ce ne abbiamo subito pronto un altro. Però a volte può essere utile invece riutilizzarlo. In questo senso, l'algoritmo come l'abbiamo descritto finora della discesa stocastica del gradiente, un algoritmo semplice ma non è efficiente in termini di campioni, no? In termini di questo che stiamo facendo. In particolare, quello che succede è che quando anche noi dovessimo a un certo tempo ad ST più 10, magari durante la nostra traiettoria, ripassiamo in quello stato ST, no? E qui ricalcoliamo un nuovo target, un target U di ST più 10 che non è necessariamente, anzi in genere è diverso dal target che avevo calcolato al tempo T. E capite, invece magari potrebbe essere utile, efficiente in certe situazioni poter riutilizzare quel target che avevamo già calcolato, anche solo in termini di efficienza. Allora, per ovviare a questo tipo di argomentazione, di problematica, eccetera, in alcuni casi si possono utilizzare le tecniche di tipo discesa del gradiente stocastica di tipo batch. Che cosa sono questi metodi di tipo batch? Sono dei metodi che accumulano un insieme di training. E poi cercano su questo insieme di training accumulato in maniera offline, cercano la funzione valore che approssima meglio quell'insieme di training. Se ci pensate, è un'idea abbastanza naturale, no? Noi finora abbiamo fatto tutto online, ma nessuno ci vieta di fare la traiettoria senza allenare niente. Quindi formare a questo punto un insieme di training che contiene ST, U di ST, prima coppia, poi altra coppia, ST più 1, U di ST più 1, e così via, no? Altro elemento, eccetera. Quando abbiamo finito, quando siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo un experience replay, questo è il nome di questo insieme soddisfacente, procediamo in un certo modo che adesso andiamo a descrivere, che è questo. Allora, vi ho già detto, costruiamo un insieme di esperienza. Io poco fa vi ho messo solo lo stato e il target, ma siccome i metodi che usiamo nel controllo sono metodi di tipo Q-value, ovviamente ci serve stato, azione e target, e costruiamo un certo insieme di esperienza, ok? Chiamiamolo di calligrafico in questo modo, di lunghezza L. Un'osservazione, questa parte sul batch nel libro non c'è, ok? Quindi ora vi sto facendo un piccolo inserto fuori libro. Nel libro ne parla in una maniera un po' diffusa, qua e là trovate accenni, ma non c'è una trattazione organica. La trovate nelle letture video di Silver. E io ho ripreso un po' quello e poi l'ho un po' elaborato anche dalla letteratura, perché anche nelle lezioni video di Silver c'è un po' meno materiale, insomma. Allora, ora la domanda è: una volta che noi abbiamo questo set di esperienza, che cosa vogliamo ottimizzare? Ok? Bene. Quello che vogliamo ottimizzare su questo insieme di esperienza è questa funzione qui, che
di loss. Ok, quindi con batch reinforcement learning, con metodo di tipo batch, l'algoritmo batch SGD cerca di trovare l'approssimazione migliore rispetto alla somma, rispetto a questa funzione di loss, che se vedete è il solito MSE, il solito scarto quadratico medio, dove però tutti gli elementi del buffer di esperienza vengono pesati allo stesso modo. Ok? Ovviamente questo obiettivo dipende dalla scelta del target, no? Quindi sarà diverso se uso target con bootstrap o senza bootstrap. Bene. Detto tutto questo, per trovare questo minimo qui, cioè il minimo di questa funzione qui, quindi per trovare il vettore che minimizza questa funzione qui, l'insieme di parametri che minimizza questa funzione qui, ci basta fare questo lavoro qui. È abbastanza intuitivo. Cos'è che dobbiamo fare? Una volta che abbiamo l'esperienza D, noi prendiamo ripetutamente, facciamo 1 e 2 in questo algoritmo, no? Ripetutamente facciamo, prendiamo un campione da D in maniera uniforme, questo campionamento qui è uniforme, perché la funzione che vogliamo approssimare è quella uniforme, e poi usiamo la regola di update classica con questo errore. Ok, capite questa terminologia adesso, no? Sto dicendo aggiorno il peso corrispondente rispetto a questo errore. Quindi qui sto aggiornando un vettore di tutti i pesi in cui in realtà solo alcuni di questi saranno coinvolti, no? Perché questo gradiente qui avrà, diciamo, la modifica sarà... chiederà di modificare soltanto alcuni dei pesi, quelli relativi allo stato che sto considerando da questo buffer. Questo batch di dati, questo D, sto facendo experience replay, si chiama anche replay buffer in alcuni contesti. Capite perché della terminologia? Perché io sto mettendo da parte i dati in un insieme D. E poi lo uso per replay, per rigiocare da quel buffer, capito? L'ho riempito giocando, l'ho riempito seguendo le traiettorie, ma poi prendo i dati da qui dentro in maniera casuale. Riuscite a vedere solo un attimo un vantaggio che può dare questa roba che sto dicendo? Non so se ho paura di starmi spiegando male. Allora, vi sto suggerendo una procedura completamente diversa rispetto a quella che avevamo visto finora, in cui si faceva un singolo passo di esperienza e si faceva la regola di update online su quel peso, si cambiava il peso. Adesso sto dicendo, cambiamo, nuova sezione che si chiama metodi di tipo batch, ok? Che cosa consistono questi metodi di tipo batch? Prima di tutto si costruisce un buffer di esperienza. Quindi si fanno sempre le traiettorie, ok? Ma si mettono da parte, in un array, da qualche parte, in una struttura dati, si mettono da parte i risultati. I risultati cosa sono? Le coppie stato-azione e il relativo target. Ok? Adesso che l'abbiamo messo da parte... Quando l'abbiamo riempito, facciamo che vogliamo un buffer di 1000 elementi, l'abbiamo riempito, adesso da questo qui cominciamo a estrarre in maniera casuale, uno a uno, gli elementi. Quando dico estrazioni, qui dico sempre con reinserimento, ok? Quindi posso estrarre anche due volte lo stesso elemento. Quindi prendo un elemento e aggiorno come se quello fosse lo stato, azione, target che mi è venuto in un episodio, ok? Però non mi sta venendo in un episodio, lo sto prendendo a caso.
Scusi, una domanda, cioè, sì. Sono un po' stupito da questo corrinserimento, cioè, nel senso che io pensavo che questa fosse una cosa simile alla classic gradient descent con batch dell'apprendimento sulle rete neurale, però pensare che questo è un po' simile tipo al bootstrapping come metodo di... Mi stai dicendo che per te l'SGD sulla rete neurale è senza reinserimento? Esatto, cioè io ho il mio dataset, è una questione annosa questa, sono assolutamente equivalenti le due cose. Ok, perfetto. E in genere, secondo me è più chiaro, dipende da che cosa ci vuoi fare, che cosa ci vuoi dimostrare, eccetera. Però in genere supporre... Allora, a livello implementativo a volte è più comodo togliere. Quindi, questo probabilmente per l'implementazione è meglio così. A livello teorico, in genere, è meglio supporre il reinserimento. In realtà, le due cose, al limite infinito, sono la stessa. Quindi qui, in realtà, se vuoi, puoi anche toglierle. Quello che succederà nella realtà è che questo replay buffer è in realtà una finestra mobile, che man mano che tu la svuoti lei si riempie, essenzialmente si riempie con nuovi dati. Ok, quindi d'accordo. Se vuoi puoi anche se ti dà più sicurezza puoi anche pensarla senza reinserimento. Ok, cioè in effetti dal punto di vista teorico mi torna di più perché c'è tutta roba indipendente così. Esattamente. Ok, quindi ci sta di fatto. Ok, d'accordo, va bene. Grazie. E in realtà hai risposto involontariamente alla domanda che stavo cercando di farvi, cioè riuscite a vedere un vantaggio di questo metodo rispetto a uno degli svantaggi che vi ho detto varie volte, non ultima in questa lezione, nel reinforcement learning, dell'usare le reti neurali con il reinforcement learning? Vi ricordate gli svantaggi detti all'inizio e detti anche in altre situazioni? Che nella regressione in genere si assume che i dati siano indipendenti. Sì. Esatto, ma in realtà non lo sono, perché voi seguite una traiettoria. Sì. E invece qui non seguiamo più una traiettoria. Ok. E questo... vi dà immediatamente una delle motivazioni del perché questa cosa è stata provata e fatta. Perché è evidente che in questo modo attenuiamo la correlazione. Ora, non è che la buttiamo via, perché comunque in questo D ci sono comunque stati che vengono fuori in questo modo, ok? Però il punto è che poi scegliendoli in maniera casuale, non li stiamo probabilmente scegliendo in sequenza. Nella sequenza in cui sono usciti. Cioè c'è questa cosa strana in probabilità che come tirate fuori, non è strana, no? Perché significa seguire un'altra distribuzione di probabilità e quindi i risultati cambiano, perché stiamo facendo probabilità. Ora, teorema, se voi fate questa roba, questi due passi alternati, uno dopo l'altro, al limite, diciamo, questo algoritmo di experience replay converge alla vostra soluzione least squares, quella che avevamo detto che cercavamo. Quando dice limite intende cioè andando avanti della dimensione del dataset, cioè io ho infinite realizzazioni, lui va all'admin, oppure faccio i punti 1 e 2 all'infinito, col fatto che ho reinserito il dato posso proseguire all'infinito e quindi il mio V ogni volta avrò VT più 1 uguale qualche cosa di VT e questa roba quindi all'infinito mi dà una successione di VT e quello che ho detto è che VT converge a argmin di W di LS W. Converge per T che tende a infinito. Questo volevo dire. Ok. Allora, vantaggi di questa tecnica. Prima di tutto l'efficienza.
se l'esperienza è costosa, questo metodo è particolarmente utile perché prima di fare una nuova azione possiamo usare un sacco di risorse per calcolare la miglior soluzione possibile, no? Con i dati che abbiamo fino ad ora, cioè con l'experience replay. Quindi facciamo l'esperienza costosa. A questo punto ci mettiamo da parte questo experience replay che ci è costato tanto. E non è che quando troviamo un dato di training prendiamo e lo buttiamo, come avremmo fatto nell'online training, no? E se l'esperienza è costosa, questo è male. Ci abbiamo questo bel insieme di dati e ci facciamo tutti i passaggi che vogliamo, tutto quello che vogliamo, usiamo tutti i metodi che vogliamo usare per usare quei dati nel modo migliore possibile. Ok? Solo dopo, quando abbiamo usato questi dati a sfare, magari ci inseriamo dei nuovi dati, cioè facciamo nuove azioni, no? Che stiamo dicendo l'esperienza è costosa, quindi prima di fare una nuova azione cerchiamo di essere migliorati il più possibile. Ok? Poi gli episodi sono altamente correlati, come abbiamo detto varie volte. Questo crea instabilità, problemi di convergenza di vario tipo. Mettere da parte l'esperienza, come abbiamo appena osservato insieme, e poi utilizzarla in maniera casuale, questo è importante, non è che la metto da parte e poi la riprendo nello stesso ordine in cui è venuta, no? La riprendo in maniera casuale, questo diciamo elimina, ma in realtà non elimina, come ho detto, diminuisce molto questa correlazione. Ok? Questa è, e questo è questa roba qui. Un'altra cosa, quindi la prima cosa che ho detto era questa, e un'altra cosa invece è la convergenza lenta del Q-learning. Il Q-learning converge lentamente perché butta via i dati essenzialmente. Quando io posso fare passi multipli sullo stesso dato, questa roba qui aumenta la velocità di convergenza, soprattutto in certe situazioni, una delle quali è descritta qui. Ok? Questa qui, come vi dicevo, è la soluzione di DeepMind al problema della correlazione. Della correlazione nelle Deep Q Network. Allora, DeepMind cosa ha fatto? Ha preso l'algoritmo che abbiamo studiato che si chiama Q Learning, quello tabellare, ve lo ricordate, no? Quell'algoritmo ha una certa regola di update che comprende un certo target. Se vi ricordate, il target era dunque in uno stato, in un certo, in una coppia stato-azione, io faccio un passo avanti, quindi vedo la ricompensa che ho ottenuto con una certa azione della quale voglio valutare il valore Q, e poi se vi ricordate, prendevo lo stimatore Q nello stato ST più 1 in cui ero arrivato, e in questo stato ST più 1 io prendevo l'azione e poi facevo il miglioramento greedy rispetto a questa azione, e questo faceva sì che il target di questo algoritmo, quando volevo fare anche l'improvement, il passo di improvement con la regola direttamente, la regola di update singola, questo faceva sì che il target del Q-learning fosse questo. Ok, questo era il target, diciamo, dello stato ST nel linguaggio che stiamo usando adesso. Ok? Per tutto quello che abbiamo detto adesso, no, a ogni target corrisponde un corrispondente metodo di corrisponde un c'è un per ogni target c'è un corrispondente metodo con la function approximation, che quindi cosa farà questo metodo? Prenderà il vettore dei pesi v con t più 1 e gli darà al solito il valore che aveva questo vettore dei pesi prima più alfa per questo target descritto qui sopra, meno la stima che stiamo facendo in questo stato ST rispetto a questo vettore dei pesi, per
il gradiente di questa funzione Q. Ok? Bene, questa roba qui, cioè questa regola di update, quindi che è fatta con il Q-learning, ma fatta con una rete neurale deep, diventa un algoritmo noto come Deep Q Network. L'algoritmo viene identificato, se volete, con la rete neurale che viene usata. Quindi il nome proprio dell'algoritmo è Deep Q Network. Quando hanno provato a usare questo algoritmo, diciamo, era noto che con la function approximation il Q-learning non funzionava bene. Loro si sono interrogati sul perché non funzionasse. La prima cosa che hanno detto è questa della correlazione. Hanno detto, va bene, facciamo questo trucchetto del buffer replay, ok, dell'experience replay. Poi ci sono altri problemi che possono insorgere in questo caso. Pensateci un attimo. Quando cambiano i Q-value, che cosa succede alla policy? La policy greedy, quindi la policy rappresentata da questo max. Pensateci un attimo, prima l'azione col valore migliore era la 2. A un certo punto, magari la vostra stima Q cambia con continuità lentamente, prima l'azione 2 era la migliore perché valeva 10 e l'azione 3 valeva 9,95, adesso i valori sono cambiati di pochissimo, la vostra azione 2 vale 9,99 e la vostra azione 3 vale 10,01. Improvvisamente, nonostante il cambio della funzione Q sia fatto con continuità, improvvisamente la vostra azione cambia da 2 a 3. Questo, se ci pensate, come distribuzioni di probabilità è un cambio molto drastico, no? Le distribuzioni di probabilità possono cambiare in maniera continua, ma con le policy greedy questo non può accadere, perché o la policy è la stessa, oppure a un certo punto l'azione cambia e quello che era 0 diventa 1 come probabilità e viceversa. Ok? Bene. Questo è un problema in termini di non stazionarietà del problema, perché significa che la non stazionarietà è molto molto forte, nel senso che a un certo punto ci sono cambi improvvisi, no? Se la non stazionarietà c'è, ma le cose cambiano con continuità piano piano, potete immaginare che è più facile fare il tracking, quello di cui parlavamo prima. Allora, come hanno pensato di risolvere quelli di DeepMind questo tipo di problema? Bene, hanno pensato di fare il target. Questo target qui, vedete, contiene uno stimatore. Bene, questo stimatore, che qui avrei dovuto inserire, siccome uno stimatore c'ha un certo peso V con T, bene, questo peso V con T in realtà viene congelato a un certo istante. Quindi magari non è V con T, ma è V con 100 e rimarrà V con 100 per il passo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Ok? Cioè hanno congelato una delle reti che stimano il Q-value. E questo ha diminuito questa situazione di non stazionarietà. Poi, altro problema ancora che c'era in questo contesto è il fatto che sia le ricompense... Scusi, una cosa, cioè, loro fissando il W praticamente risolvono, cioè nel senso, perché ci hanno guadagnato... Cioè, io penso che il problema era proprio da risolvere, era proprio come fare il gradiente corretto rispetto al W, perché basta cambiare di poco il W, io ho uno schizzo repentino nella funzione, esatto, della mia policy. Esatto, io questo non voglio che accada, no? Ok. Quindi cosa faccio? Okay. Ogni 100 passi congelo la rete per 100 passi. Ogni 100 passi io congelo
il valore della rete, cioè mi faccio una copia della rete che uso per questo pezzo del target. Quindi adesso per 100 passi, quando io faccio il max su A della stima Q star di un certo stato S, per 100 passi questo max sarà sempre lo stesso. Mentre se non avessi congelato la rete, al passo 100 e al passo 101 l'azione greedy nello stesso stato S poteva essere completamente diversa, di punto in bianco. Ok, quindi faccio il gradiente ogni 100 passi sostanzialmente. No, questo è solo il target. E poi il gradiente... Ah, tu dici... Ah, questo per stimare il target, ok, d'accordo. Perché, diciamo, il gradiente è il gradiente della rete neurale. Questo sì, è solo per il target, la rete neurale rimane da farci il gradiente, no, se no, se l'ho congelata, non, cioè, è come non averlo fatto, lo faccio da tutte le parti. Ok, soltanto per il target. Ci sei? Sì, d'accordo. Allora, un altro problema, per farvi vedere come alcune volte le soluzioni possono essere anche un po' folli, ma funzionano lo stesso. Un altro problema è il fatto che sia le ricompense che i valori Q possono diventare arbitrariamente grandi. Questo è un problema perché quando io vado a fare la backpropagation con la mia rete neurale e qui dentro c'ho questa ricompensa, c'ho il Q-value che diventa estremamente grande, ora fuori la ricompensa non sono sicuro. Comunque, se il Q-value diventa estremamente grande, quando vado a fare la backpropagation, il gradiente può diventare estremamente grande, no? C'è un problema che si chiama, voi forse avete sentito il problema del vanishing gradient, ma c'è un problema analogo, seppur più raro, che si chiama il problema dell'exploding gradient. E per risolvere questo problema, ditemi voi, come avreste fatto? Vediamo se fate come DeepMind. È proprio la soluzione più semplice che vi può venire in mente. Il clipping. Hanno clippato, cioè hanno tagliato reward e Q-value in meno 1, 1. Cioè significa, se vale 100, 99 o 98, vale 1. Se vale 100, 1000, 1 milione, 1 miliardo, uguale 1. Capite che questa cosa è un po' buffa, no? Perché non tiene conto della, appunto, 10, 100, 1000, 100.000, 1 milione, sono tutti uguali a 1. Allora hanno fatto così? Davvero hanno fatto così, sì. Ok. Sì, ed è, sembra follia, in realtà lo diciamo da molte parti è detto. Però sapete ragazzi, vale sempre il solito discorso. Intanto fai così. Lo applichi, vedi che funziona benissimo e hai pubblicato su Nature, ma voglio dire, perché devi porti altri problemi? Poi infatti... Mi fa ridere perché quando di tanto uno fa queste cose, uno dice, io tipo, lo blocco, però quando lo blocco a 10, a 20, a 70, ho paura, certo. E funziona benissimo. Questo... D'altro canto, capito, è così. Tenete presente che non clippare ma fare una normalizzazione di altro tipo, insomma, c'ha altri problemi che rallenta tutto l'algoritmo. Sicuramente dal punto di vista dell'efficienza dell'algoritmo, il clipping è la cosa più istantanea, no? Perché non hanno fatto sul gradiente il clipping, invece? Boh. Ah, ok. Chiediamolo a loro. No, senti, ora dici perché il problema dell'exploding grad, tu calcoli il gradiente e poi fai clipping sul gradiente sopra 100, ma c'è, diciamo, do molti variare alla mia funzione, ma è il gradiente che fisso. Mi è venuto in mente solo perché in alcuni ottimizzatori ho visto basta mettere clipping true. Allora mi viene in mente però che, diciamo, siccome il problema è che il gradiente esplode, tu stai dicendo, prima calcolo il gradiente e poi faccio il clipping. Ma il problema del gradiente che esplode credo significhi che a un certo punto diviene none il gradiente. Ok. E quindi, sì, puoi dire, ok, è esploso e quindi ora lo metto uguale a 1. Però no, non va neanche bene perché... No, è definito un po' male. Basso, poi non può backpropagarsi all'indietro, no? Sì, no, giusto, no, è vero, è una domanda un po'... Ok, grazie. Ok.
Poi c'è quest'ultima frase che volevo, forse perché ne avevamo anche parlato prima. Questo framework dell'experience replay è generale, nel senso che può essere usato in altre situazioni, in situazioni diverse dal Q-learning da cui è stato usato. Per esempio, e questo mi riservo diciamo, ve lo dico, però non l'ho trovato in realtà scritto da nessuna parte, però secondo me è così. Non c'è scritto da nessuna parte che AlphaGo usa l'experience replay, cioè non lo chiamano mai in questo modo. Però la mia impressione è che gli algoritmi della famiglia AlphaGo usino experience replay con target Monte Carlo e in questo modo stimano le probabilità di vittoria minimax. Minimax intendo perché ricordatevi che il Go è un gioco a due giocatori, quindi non è un MDP nel senso standard che abbiamo descritto, ma un risultato classico del 1994 di Littmann, che sono abbastanza certo stia nella condivisione che vi ho dato nei risultati fondamentali, dice che in un gioco combinatorico, in formazione perfetta, completamente competitivo, quindi questi a somma zero, insomma, come il Go, come gli scacchi, no? Dove quando uno vince l'altro perde, eccetera. In questi giochi agire come noi facciamo nel reinforcement learning, in cui un giocatore massimizza il ritorno e l'altro giocatore minimizza il ritorno, siccome il gioco è a somma zero, capite che se il secondo giocatore minimizza il ritorno, in realtà sta massimizzando il suo di ritorno. Bene, questa cosa fatta congiuntamente, contemporaneamente da entrambi i giocatori, porta all'equilibrio di Nash di questo gioco, che è quello che si chiama ottimo minimax. Ora, non pretendo che abbiate capito nel dettaglio questo che ho detto, c'è un po' di teoria dei giochi sotto, però è abbastanza intuitivo. Cioè, l'estensione più semplice dell'MDP che abbiamo studiato noi a un giocatore soltanto contro un ambiente agnostico che non rema contro né a favore di noi, l'estensione più semplice è quella in cui l'ambiente è un secondo giocatore come noi, un secondo agente, che rema esattamente contro di noi. Perché dovrebbe farlo? Perché stiamo rappresentando un gioco a somma zero, in cui se io faccio 50 punti, lui ne fa meno 50. Ok? E quindi tutto quello che faccio io, lui lo deve fare all'opposto, in qualche senso. Quindi quello che io voglio cercare di ottenere come massimo, lui lo deve ottenere come minimo. Ok? E quindi si crea un algoritmo che si chiama minimax e conseguentemente si parla di soluzione minimax, eccetera. Bene, AlphaGo fa questo, usa l'experience replay, però non lo chiama così, lo chiama in realtà in un modo che avrete sentito e che se non avete sentito dovete sentire almeno adesso per la prima volta, usa quelli che si chiamano self-play. Self-play significa che AlphaGo, il software che gioca a Go, gioca contro se stesso. In che modo? Semplicemente il bello di un computer è che riesce a essere schizofrenico senza accorgersene, no? Riesce a giocare prima per bianco e poi per nero, e ogni volta senza ricordarsi che cosa aveva fatto per l'avversario. Non so se l'avete mai fatto, ma io quando ero piccolo giocavo a scacchi contro di me. È una cosa che fanno i giocatori di scacchi. Sembra un po' assurdo, però era bello perché vincevo sempre, intanto. Oddio, a volte pareggiavo anche. Però è una cosa che lo fanno anche gli esseri umani spesso per allenarsi in qualcosa. Dicevi qualcosa, scusa, Lorenzo? No, no, no. Però, cioè, e quindi loro praticamente gli facevano fare una partita in cui cioè, doveva sempre massimizzare il suo guadagno, solo che ogni Esatto, tanto gli davano il AlphaGo. dataset. AlphaGo consiste in una rete neurale che stima la funzione Q, ok? In Ok. realtà stima la policy, fa una cosa che è quello che faremo nella lezione di mercoledì. Diciamo Ah, ok. però che fai finta che stimi la funzione Q, ok? E
e poi stima un'altra cosa e usa queste stime per fare la mossa che lui ritiene migliore. Per quello che ti ho detto, quando gioca da nero, la stima che lui ritiene migliore è migliore nel senso di quando certi valori sono massimi. Quando gioca da bianco, usa quelle stesse stimatori lì, e però stavolta la scelta che fa è quella che rende minima quella quantità di prima e non massima. Cioè uno dei due giocatori deve massimizzare una certa cosa e un altro dei due gio l'altro giocatore deve minimizzare quella cosa. Ok? Sì, cioè, mi sembra che queste cose siano equivalenti. Cioè, ah, ok, ho capito. Cioè, io devo massimizzare una certa cosa, se io riesco a fare questo, vinco. Giusto? Certo, esatto, Quindi perché l'unica cosa l'altro che voglio per massimizzare ostacolarmi. è la vittoria alla fine. Ok, però l'altro per ostacolarmi dovrà massimizzare anche lui. Giusto? Siccome lui alla fine non prende uno, ma prende. Scusa, siccome alla fine anche lui prende uno, ma lui, cioè prende uno se vinco io, quindi lui questa quantità la vuole minimizzare, no? Ah, ok, Cioè, d'accordo, mi le torno. Sì, ricompense ok. sono rispetto a uno dei due, perché è un gioco Ho in capito. cui. E No, ok. quindi, se la ricompensa finale del gioco è 50, significa che Maurizio ha preso 50. Se Maurizio gioca contro Lorenzo, Maurizio vorrà prendere più 50 possibili. Lorenzo vorrà fare in modo che quei 50 non siano 50, ma siano 1, 2, 3 o meglio 0. E Io quindi. devo fare gradiente per aumentare, uno lo fa per diminuire, in Esattamente, sostanza. esattamente. Uno massimizzerà, l'altro minimizzerà. E ogni volta si scelgono le mosse in questo modo. Facendo questo, crei delle traiettorie che si chiamano self-play. E queste traiettorie venivano, diciamo, creano dei buffer, vengono messe in quelle che si chiamano finestre mobili nel linguaggio di AlphaGo, e questo buffer poi viene utilizzato. Viene campionato da questo buffer, da questa finestra mobile, vengono estratte le singole posizioni con i loro target che sono stati calcolati nel creare questa finestra e questi target vengono usati per allenare la rete neurale. Per capire un po' di numeri, AlphaGo 0 fa 1 milione di self-play. Per questi self-play, per ogni posizione che incontra durante la partita, memorizza se la fine della partita è stata vittoria o sconfitta, il risultato finale, quindi vedete come usa un target MC, e memorizza anche il numero, diciamo, di visite MCTS, una cosa che ancora non vi ho spiegato e che spero di spiegarvi mercoledì, per ogni figlio dello stato di cui sta memorizzando il valore. Quindi diciamo memorizza un po' di cose per ciascuno stato. Tra queste cose c'è anche il target Monte Carlo e vi ho detto che fa circa 1 milione di partite, ok? In media, diciamo, possiamo contare 200 posizioni per ogni partita di Go e ogni posizione ha 8 simmetrie. Se vi fate i conti, questo significa che alla fine un singolo buffer di esperienza, quello che si chiama finestra mobile in AlphaGo 0, comprende all'incirca 1 miliardo di posizioni. Quindi per capire di che numeri stiamo parlando, ok? Quindi questo D di cui vi ho parlato poco fa, questo, nel caso di AlphaGo 0, consiste in circa 1 miliardo di elementi. E sempre per dirvi ancora una cosa in questo senso, da questo buffer vengono campionate, mi sembra, una su 32 posizioni. Quindi non è vero che lo svuoto, cioè questo buffer ha 1 miliardo di posizioni, io ne prendo soltanto un 32esimo di questo miliardo. Quindi quant'è? 100 milioni, 50, 30 milioni. Ok, prendo soltanto 30 milioni di posizioni, cioè quando faccio il mio algoritmo, questo qui, questa cosa che ho detto la fate all'infinito, in realtà per la finestra con 1 miliardo di posizioni la faccio soltanto
quanto abbiamo detto, 30 milioni di volte. E quindi campiono da questo miliardo di posizioni un 32esimo delle posizioni in maniera uniforme. Che cosa significa? Perché faccio questo, se ci pensate? Perché se ripensate ai numeri che vi ho detto, siccome ogni traiettoria comprende 200 posizioni, se io faccio questo rapporto 1 su 30, vuol dire che da ogni traiettoria in media prenderò un trentesimo di quelle posizioni, quindi ne prenderò al massimo 4. E quindi quando faccio questo lavoro, no, c'è ancora un po' di correlazione, perché ho tirato fuori delle posizioni della stessa traiettoria, però le ho tirate fuori intanto in momenti diversi e comunque in media ne tiro fuori 4 per traiettoria. Ok? Dopodiché, questo per continuare a descrivervi che cosa fa AlphaGo, vi ho parlato prima di finestra mobile, no? A questo punto la finestra viene mossa di un quinto. Che cosa significa? Una volta che ho fatto questo allenamento, io ho una nuova rete neurale che, se passa la promozione, eccetera, sono un milione di dettagli che non vi sto dicendo adesso, ma se a un certo punto ho una nuova rete neurale, posso fare nuove partite, nuovi self play, ok? E quello che faccio è che faccio questi self play continuamente, quindi io mi trovo sempre ben più di un miliardo di posizioni e io ognuno di questi passi, dopo aver campionato un 32esimo delle posizioni, allenato la rete in questo modo, sposto questo miliardo di posizioni di 200 milioni di posizioni, quindi lo sposto di un quinto verso destra, no? Verso destra intendo verso posizioni che vengono dalla rete neurale più nuova, quindi più recente. Quindi vedete come comunque mi mantengo nell'ambito del tracking. Avevo cominciato questo discorso del experience replay dicendo che non voglio buttare via l'esperienza appena fatta. Però è anche vero che non è che mi tengo sempre tutta l'esperienza, no? Perché comunque se la mia rete neurale nel Go specificatamente sta diventando più forte, io non voglio allenarmi su partite fatte da un giocatore molto più debole di me, no? E quindi ecco che tengo questo miliardo di posizione che ogni tanto shifto avanti di 200 milioni di posizioni e mi alleno sempre soltanto su questo ultimo miliardo di posizioni. Ok, ritorna un pochino? Sì, sì, ci sta. Ok, bene. Ragazzi, siamo arrivati alla triade mortale. Che cos'è la triade mortale? La triade mortale è il motivo, essenzialmente, per cui la function approximation con i metodi value based spesso fallisce. Avrete notato che nelle crocette di prima, nelle tabelle, a un certo punto vi ho segnalato che i metodi che fallivano anche nella predizione erano quei metodi che facevano approssimazione, che è quello di cui stiamo parlando in questa sezione, erano metodi temporal difference, quindi con bootstrapping, e fallivano esattamente nel caso dell'off-policy training. Il motivo generale è che quando ci sono queste tre condizioni contemporaneamente, si crea quella che classicamente nel reinforcement learning viene chiamata triade mortale, e essenzialmente è una combinazione che impedisce al vostro algoritmo di funzionare. E questo qui ora non mi è chiaro se questa cosa che vi sto dicendo se è un teorema oppure no, che non l'ho trovato così scritto esplicitamente da nessuna parte. Da qualche parte, in un qualche talk, non ricordo di chi, veniva detto che effettivamente questo non è un teorema, ma il fatto che se una delle tre cose mancano, ci sono teoremi che dicono che se ci sono solo due di queste cose e non la terza, allora certi algoritmi convergono.
quindi diciamo è una cosa un pochino anche formalizzabile dal punto di vista teorico. Però ricordatevi che in generale, quando voi fate queste tre cose insieme, quindi usate metodi temporal difference, fate un apprendimento off policy, faccio notare che il Q-learning è off policy, ok? L'algoritmo più famoso che vorremmo usare sempre è un algoritmo off policy, e se tutto questo lo fate con la function approximation, cosa anch'essa sempre necessaria perché nei problemi non giocattolo gli stati sono troppi, avete grossi problemi. In questo senso, la Deep Q-Network di DeepMind, che è riuscita a funzionare nonostante affetta dai problemi della triade mortale, è stato anche per questo un risultato mostruosamente importante. Ok? Adesso in realtà negli ultimi anni, credo l'anno scorso, è uscito sull'archivio un bel lavoro sulla triade mortale che sembra dare alcune condizioni che possono un pochino alleggerire i problemi causati dalla presenza di queste tre condizioni contemporaneamente. Volevo farvi vedere, anche se mi stanno suonando le 7, la lezione 6.8 al volo, che un pochino cerca di spiegare, allora così, che un pochino cerca di spiegare perché può accadere questa divergenza. Allora, però vediamo un attimo se ce l'ho da annotare. 6, 7, 6, 8, sì, qui. Ok, ci siamo ragazzi, anche questo non ve lo dico tutto nel dettaglio, ma vi invito a leggerlo perché è molto, molto piacevole. Questi sono estratti del libro, ok? Ve li ho tirati fuori e commentati per vostra convenienza, però questa è la pagina del Sutton e Barto dove trovate il capitolo. Allora, fate questa considerazione. Facciamo un esempio molto semplice. Questo è un MDP dove ci sono due stati, quindi vedete questi stati sono diversi e i loro valori nella nostra parametrizzazione, i loro valori sono W e 2 per W. Ok? Quindi questa è un'ipotesi così. Facciamo finta di avere una situazione del genere. Nel primo stato abbiamo solo un'azione che ci porta nel secondo, deterministicamente. E la ricompensa è 0. Allora, guardate adesso che cosa succede in questo paragrafo qui. Supponiamo inizialmente di avere W uguale 10. Siamo a un certo punto del processo in cui il nostro peso è 10. Facciamo la transizione. La transizione va da uno stato di valore 10 in uno stato di valore. Ditemelo voi, dai, lo facciamo insieme. Lorenzo, aiutami. Come scusi, ho capito. Allora, ti chiedo di farmi da spalla così rendiamo la cosa più interessante, che ho paura di starvi addormentando. Poi promesso, vi mando a cena. Mi sento esatto meglio da via. Come? Come? Ripeto la domanda. Sì, allora, la domanda è aiutami. Vai. Quindi devi seguirmi. Questi sono due stati e dentro c'è il valore di questi due stati con la nostra parametrizzazione. La parametrizzazione è molto semplice, il valore di questo stato è W, un numero W, e questo è 2 per W. E siamo a un punto del nostro processo in cui W vale 10. Quindi in questo momento il valore dello stato è 10 questo e 20 questo. Ci siamo fin qua? Perfetto, adesso sono in questo stato da 10, faccio una transizione, quindi vado nell'altro stato. Quanto viene il valore del primo stato adesso? Come viene stimato? Beh, sono andato da 10 a 20 con una ricompensa di 0. Di 10. Abbiamo detto la ricompensa è 0, quindi siamo passati Ah, da un di 0, valore di ok. 10 a 20. Sì, facciamo le cose semplici. Quindi, questa è la frase. Quant'è l'errore temporal difference? L'errore temporal difference, diciamo, Sarebbe 0 più
10. Esatto. Cioè più, 0 più 20 meno 10. Esatto, 0 più 20 meno 10, quindi l'errore temporal difference è 10. Vedete ragazzi cosa significa l'errore? Il solito discorso, io pensavo che questo stato valesse 20, valesse 10, scusate, ma faccio una transizione e arrivo con ricompensa 0 in uno stato che vale 20. Quindi per l'equazione di Bellman il mio stato vuol dire che vale 20, non 10, no? E quindi faccio un errore di 10. E adesso dico, prendiamo un learning rate per esempio del 10%, vuol dire che devo aggiornare il mio stato da 10 che era verso il valore 20 con alfa uguale 0,1. E questo significa che devo aggiungergli un decimo di 10. E quindi il mio valore diventa... 11, perfetto. Quindi adesso il mio valore è 11, ma ricordati che il mio valore 11 è W. E guarda qui che cosa è successo, e qui fa capire che la differenza dal metodo tabellare. Quanto è adesso automaticamente il valore dell'altro stato? È 22. 22. Quindi si diverge. Di tabellari, capito? Non esiste che io cambio il valore di questo e automaticamente il valore mi cambia negli altri stati. È proprio questo che nelle tabelle non succede. Qui invece... Cioè, questa è la fregatura dell'avere più stati parametrizzati uguali. Esattamente. E guarda cosa è successo adesso. Quant'è la differenza tra questi... Quant'è l'errore adesso tra questi due stati? Da 11 a 22. Da 11 a 22 è salito di... Cioè... L'errore è salito. Ma scusa, non abbiamo fatto questo aggiornamento per diminuire l'errore? Che diverge, questa cosa che è un piacere. Questa cosa diverge, esattamente. Il motivo per cui diverge questa cosa, se ci pensate, è prima di tutto l'approssimazione, ok? Poi ovviamente quando io ho detto questo 10 l'errore è su 20, è perché sto facendo? Quando ha detto, scusi, quando l'errore è su... aggiorno il valore di questo stato con il valore di sì. Questo, vuol dire che sto facendo, la parola chiave è... Cioè, come si chiama la predizione? No, sto facendo... Sto scrivendo... Ah, ok, in questo senso. Bootstrap. Sto facendo bootstrap. Quindi okay. C'è approssimazione perché c'è questo W che ha chiaramente creato il problema. Il problema è chiaramente nato dal fatto che io ho confrontato 10 con 20, il valore subito, la mia stima del valore subito dopo. Capisci che se io avessi fatto la traiettoria fino alla fine, questo non sarebbe successo. Quindi il bootstrap, ma c'è anche un altro aspetto che crea questo problema, più implicito. Io adesso sono qui. Se io seguo la traiettoria, quindi da questo stato sono andato qui, il problema ancora non si pone perché il prossimo stato che aggiorno è questo. Mentre io nel poco fa segnalarvi il problema ho detto supponiamo di riguardare questo stato qui. Quindi che cosa significa? Che sto seguendo delle traiettorie che sono diverse dalle traiettorie che farei con le traiettorie che vorrei seguire con le transizioni. E okay, questo okay. Significa che sto facendo un movimento off policy. Perché okay, seguo delle traiettorie diverse essenzialmente. Quindi vedete come queste tre cose sono le tre cose evidentemente in questo esempio che creano la divergenza. E infatti approssimazione più bootstrap più off policy molto male. Se vedete qui c'è tanta roba molto molto carina. E uno potrebbe obiettare dicendo sì vabbè ma questa roba per fare questo problema in realtà deve essere parte di un MDP più grande, no? E magari non c'è un MDP più grande che ha questo come pezzettino così come metodo, perché magari non si riesce a fare. E in effetti esiste un esempio che è un pochino un esempio minimale che si chiama Baird
counter example, insomma, un esempio di divergenza di un MDP completo, che quindi non prende solo quel pezzettino lì, e come vedete è un esempio che necessariamente è leggermente più complicato. Questo è molto bello da sapere, un risultato teorico fondamentale e importantissimo. Come vedete è un MDP giocattolo, no? Fatto apposta per mostrare una tesi, è un MDP fatto apposta per divergere quando usiamo approssimazione, bootstrap e apprendimento off policy. Okay. Ok ragazzi, direi che ci siamo e penso che siano proprio finiti i lucidi, quindi posso mandarvi a mangiare. Va bene, questa è una frase bella, ve la vedrete offline a casa, e questo è il motivo per cui dovete far ricerca su questo argomento. Perché la frase che forse vi avevo già letto prima, ve l'ho letta prima senza mostrarvela, ok, vi ho fatto uno spoiler. Questa è la frase che vi ho detto prima a voce. Ok ragazzi, io direi che ci siamo. Ora volevo mostrarvi un video, ma sono le 7:10 e mi sento in colpa, quindi vi lascerei andare a cena, a meno che non abbiate domande. E poi domani cominciamo, dopo domani scusate, cominciamo i nuovi metodi. Bene. Arrivederci. Ciao ragazzi. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.